Prima eravamo in due a ballare l'Alligalli, e adesso siamo in tre a ballare l'Alligalli. Radio Cigliano presenta Se prima eravamo in due. Chiacchiere e sfide serie, ma non troppo, con la musica che gira intorno. Con Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi e Tiziana Guida. Buon pomeriggio, benvenuti, bentornati in diretta su Radio Cigliano nella trasmissione del sabato, quella che è rimasta un po' nel dimenticatoio per qualche settimana, ma adesso la riapriamo e la ripercorriamo alla grande. Siamo al completo, tutti i presentatori ci sono oggi, ma ci sono anche degli amici straordinari e strepitosi che vi vogliamo presentare subito. Se prima eravamo in due, trasmissione del sabato, oggi è il 21 aprile 2018 con Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi, Tiziana Guida e pezzi di nerd. Ecco, subito alla grande. No, aspettate. Cioè no. Non era riferito a noi i pezzi di nerd, che quello lo sapete già, aspettate, che lo siamo. Aspettate, i pezzi di nerd. I pezzi di nerd. Abbiamo capito, attenzione, che certe cose in radio non si possono dire, e quindi dobbiamo essere molto precisi. Allora, i pezzi di nerd, che cosa sono i pezzi di nerd? Ora non è carino. non è carino, si può dire, ma no, soprattutto i nerd non dovrebbero essere un po' più giovani? Loro sono un po' datati come nerd, giusto? Vabbè, ci hai detto che siamo giovani, siamo adesso giovanissimi. Sì, però i nerd non sono quelli che vanno, che ne so, dai 18 ai 22, 23. Infatti una volta eravamo giovani. Il gruppo l'abbiamo creato. È come il caso tuo, tu ormai non sei più MILF, quelle sono quelle dei 40 anni, tu ormai sei... Io sono geriatra. Sì, bravo. Geriatrissima. Allora, spieghiamo chi sono e si autopresentano i pezzi di nerd. Come viene i pezzi di nerd? Mi suona proprio, mi riempie. Vai. Vai. Allora, io mi presento, sono Nicolò e sono un pezzo di nerd. Io sono Mirko e sono un pezzo di nerd. Io non sono un pezzo di... Vabbè, no, io sono Jay Libertino e sono purtroppo anche un pezzo di nerd. Evviva! Allora, i pezzi di nerd hanno necessariamente qualcosa da raccontare, qualcosa da dire. Voi di che cosa vi occupate? Ma noi siamo attori e almeno ci proviamo. Cioè ve lo dite da soli che siete attori? Sì, ci autoconvinciamo, sì. Con napoleonici, diciamo. In realtà siamo quattro, c'è da dirlo. Infatti io mi chiedevo, i pezzi siete finiti? No. Manca un pezzo. È pieno di pezzi di nerd qui. Ok, c'è uno perché il quarto non c'è? Il quarto lavora purtroppo. Vabbè, cioè, purtroppo, insomma, meno male che lavora. Lui tocca lavorare. La Sicilia, qualcuno porta i soldi. Qualcuno che guadagna ci deve essere in gruppo. Insomma, non è che. E quindi niente, salutiamo Michele, giovane, insomma, che adesso sta lavorando e fa parte di noi, dei pezzi di nerd. Chi sono i pezzi di nerd? Siamo questa compagnia di giovani attori di Roma. Anzi, in realtà due sono di Roma, siamo io e Mirko, poi abbiamo un pugliese qui dietro di noi, Cerignola e Michele, che è di Palermo. De Palermo. E siete i pezzi di nerd. E come vi siete incontrati? Come è nata questa? Abbiamo fatto la stessa accademia teatrale. Cioè? Ci siamo conosciuti il Teatro Golden di Roma. Uh-huh. Ci siamo conosciuti nel 2011 e ora sono 7 anni e stiamo insieme ormai. Sì. Vabbè, la scuola l'avete finita? Sì. Nel 2014. Niente. Tiziana, lo sapete, è molto irriverente, no, soprattutto quando ci sono delle piccolissime differenze di età tra lei e gli ospiti appena accennate. Sentite, scusate, io vi interrompo soltanto un secondo perché ieri è venuto a mancare un grande DJ producer della scena mondiale, Tim Bergling, ma lo conoscete con lo pseudonimo di Avicii, ha lisciato, era meglio che non ce lo lisciasse, il club dei 27 per un attimo proprio, e noi vogliamo ricordarlo all'inizio di questa diretta con un pezzo, uno della sua discografia. Questo è Ciao Tim Avicii con Waiting for Love. E allora, noi purtroppo, come sapete, su Facebook dobbiamo parlare sopra, dobbiamo, perché se no il caro Mark Zuckerberg, che ci ruba i dati, ciao Mark, ci cancella, però quando se mettiamo delle canzoni, però ci ruba i dati. Lo so. Alessandro, ricorda che cosa devono fare i nostri amici. Dovete condividere il video, mi raccomando, tutti coloro che sono all'ascolto, l'importante per noi e l'unico modo per farci conoscere è quello di condividere il video che in questo momento state visualizzando su Facebook.
Facebook. E Tiziana, sì, dai il numero che ci contraddistingue. Allora, per mandare i vostri selfie contro selfie e tutto quello che state, le foto del panorama che vedete la vostra finestra, eccetera, eccetera. O delle foto nude a Tiziana, no, anche. No, foto nude, no, evitate che ho appena mangiato. E il 328-7948-796. Madonna, che lince. Sono tre anni che fa questa trasmissione, no, e ancora lo legge, no, lo diciamo. Lo perché... Ma non solo lo leggo, è corpo 8, quindi per cortesia, la prossima volta magari facciamo un corpo 11 perlomeno. E finalmente è arrivato il caldo, ci dicono qua. Finalmente muore, è arrivato il caldo. E anche qui a Radio Cigliano si schiatta. Quindi, benvenuto caldo a chi piace. Non so, Tiziana, che cosa può commentare. Oh, adoro. Non vedo l'ora. Guarda, non vedevo l'ora. Finalmente è arrivato. E il primo che mi comincia a dire: ah, che afa, che caldo. Che fino all'altro ieri mi è stato a dire: che freddo, che palle, che pioggia. Lo stronco. Lo stronchi direttamente. Sì. Purtroppo allora, il caldo porta anche delle cose brutte, lo sappiamo, Tiziana in costume, per esempio, per dirne una, cioè cose... Non ci penso proprio. Ah, va bene, vai. Vabbè, Alessio. C'è anche chi ha, diciamo, anticipato il caldo e si presenta magari in radio in pantaloncini corti. Ecco, no, non io si vorrei può un attimo parlare della mise di Alessandro Bianconi. No, io adesso ve la descrivo perché voi vedete solo quella maglietta orrenda che c'ha. Sotto ha i pantaloni in tinta. Cioè i pantaloni uguali alla maglietta, corti. Sì. E le scarpe a ginnastica arancione. Ha sentito che hanno detto i giovani è moda. Noi giovani vestiamo in un certo modo. Tiziana, diciamo, c'ha sto look da Nilde Iotti. Vai, andiamo. Allora, Nilde, guarda che cosa faccio vedere intanto per i nostri amici di Facebook. Wow. Questa è la locandina dello spettacolo che i ragazzi, i pezzi di Nerd, stanno per portare in teatro. Il debutto è imminente, ragazzi, vero? Ci siamo. Sì, mercoledì 25. La liberazione. Sì, al Teatro Tirso di Molina. Ci liberiamo di quest'ansia. In Roma, ovviamente. Roma, quindi sì. Strainvitiamo tutti quanti a telefonare al botteghino, a informarvi a via Tirso, quindi al quartiere Salario, verso via Salaria a Roma, di informarvi quando è se ci sono biglietti e di acquistarli, di prenotarli, perché sarà un bello spettacolo, ma ne parleremo adesso in onda. Adesso torniamo in diretta per disannunciare il brano del grande Avicii. Ciao Avicii, grazie di essere stato con noi, grazie nella tua pur breve carriera di averci fatto ascoltare brani belli come questo, sicuramente moderni, sicuramente giovani, ma ti auguriamo di star bene dove stai adesso, se questo è possibile. In diretta su Radio Cigliano 15.07, siete a Se Prima Eravamo in Due con Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi, Tiziana Guida, e ci sono ospiti oggi Mirko Cannella, Nicolò Innocenzi e Jay Libertino dei Pezzi di Nerd, ai quali lascio sicuramente adesso la parola. Allora ragazzi, raccontateci un po' che cosa avete fatto, intanto come state creando, come la vostra è una compagnia rodata, non è la prima volta che state in scena insieme. Sì, abbiamo già fatto alcuni spettacoli a Roma, ma anche in giro per l'Italia. E infatti c'è Antonella che ci dice: venite a Bologna con lo spettacolo, ci chiedono. Bologna ci manca. Per il momento no, dovremmo andare a Modena. Però con l'altro spettacolo per il momento. Sì, sì, il nostro primo spettacolo, la prima commedia con cui abbiamo girato. Che si chiamava? Ho adottato mio fratello. Ah. Siamo arrivati a 81 repliche, quindi... In giro per l'Italia, siamo stati da Palermo a Milano, Torino, Trento... Verona, quindi abbiamo fatto un bel giretto. Roma ovviamente, vabbè. Roma, ovviamente, sì. Roma è immancabile. Roma è immancabile, casa, Roma è sempre Roma. E allora, insomma, avete questo spettacolo, iniziate a raccontarci un po' di che cosa si tratta, cioè che cos'è, come è stato scritto, come lo state portando avanti. State, mi avete detto, quasi in prova generale, quindi sì, ormai lo spettacolo è completo, avete già la messa in scena, è già stata fatta. Raccontateci un po' lo spettacolo. Allora, Genitori in affitto, cosa parla Genitori? Vai, cosa parla? Allora, dunque, abbiamo tre fratelli che siamo noi tre. Noi siamo noi tre, infatti. Ah. E si da genitori diversi, perché disse... no, diceva... tra l'altro due ricci e uno liscio. Due romani e un pugliese, però vabbè. Pratica, questi tre fratelli hanno i genitori che sono separati ormai da anni e convivono nella stessa casa. Loro tre fratelli decidono di ristrutturare la casa a loro piacimento, perché ormai sono indipendenti, ognuno ha la sua vita, ognuno vuole i suoi spazi. Tutto va alla grande fino a quando ci arriva un messaggio dei nostri genitori, dove dicono:
ragazzi, preparatevi domenica perché veniamo a pranzo. Io e papà dobbiamo darvi una bellissima notizia. Che qual è la notizia? Cosa? Qual è la notizia? Mamma e papà si vogliono risposare, eh? Non siete contenti? Questo è colpo di scena. In teoria i figli sono contentissimi. Noi tre no. Cioè, perché? Stai tanto bene così, ognuno per conto. Noi stavamo, abbiamo casa tutta per conto nostro. Venite, i nostri spazi, la nostra libertà, capito? E quindi diciamo che il fratello, diciamo, il motore della casa, che è interpretato da Mirko, decide di escogitano un piano per cercare in tutti i modi perché non farli rimettere insieme, perché diciamo il problema è che se si dovessero risposare dove andrebbero a vivere, ritornerebbero a casa. Certo. Ormai abbiamo cambiato tutte le stanze, la disposizione, le cose, sarebbe un macello. E quindi escogiteremo, metteremo in scena un pranzo di prova. Chiameremo due amici che fanno papà e mamma, e per allenarci per il pranzo che faremo con i veri genitori. Che succederà? A noi la famiglia del Scopri Bianco non ci Ma chi l'ha scritto il testo? Abbiamo scritto voi? Noi pezzi di nerd con Pablo e Pedro, che fanno anche da regia, e Nazareno Mattei ha scritto insieme a noi. Quindi in 14 mani. Antonella ci dice: no, non spoilerate. No, ma Antonella, questo è l'inizio, da lì nasce. Se solo alla fine Nicolò succede. È l'idea. No, non lo dire. Comunque è stato il maggiordomo con il candelabro, questo lo possiamo dire alla fine. Nella sala da pranzo. Nella sala da pranzo. Diventa sempre un po' Cluedo alla fine. Esatto. Ci piace essere originali. Sì. Dunque, ragazzi, io vi propongo adesso di cazzeggiare insieme a noi con la rubrica che Alessandro adora, quella che Alessandro, come dire, è la tua rubrica preferita, vero Alessandro? Sì. Che è l'almanacco del giorno in corso. Vediamo se riesco a farlo partire. Ci sono riuscito! 25 anni di studio, università, laurea, titolo da avvocato, guarda che cazzo mi riduco a fare, cioè una cosa veramente che uno non ci squallore, può sentire, proprio, sì, capito? Sì, cioè, io ho studiato per fare sta cosa, l'almanacco del giorno in corso. Vabbè. Del giorno in corso, però. Beh, sì, non è del giorno dopo, è già qualcosa. Bene, già bene. Qualcosa. Oh. Allora, oggi è il 21 aprile del 2018. Non ti sfugge niente. Non mi sfugge assolutamente. Te se può nascondere niente. Nulla, assolutamente nulla. Alessandro, che ci racconti? Allora, oggi 21 aprile 2018. Il sole sorge alle 6:20 e questo io lo so perché svegliandomi alle 5:30 a differenza ma di Tiziana. Ma perché ti svegli alle 5:30? Perché il mio orologio biologico mi fa svegliare a quell'ora. L'età, io vorrei, lo so. Infatti anche tu dici che te svegli, sì, loro ti svegliano a mezzogiorno meno un quarto, infatti. Voi a che ora vi svegliate? Noi, a mezzogiorno. Sì, e tramonta finalmente alle 19:58 e quindi abbiamo la luce tutto il giorno. Sta cosa delle giornate lunghe a voi le piace? A me le piace la notte, quindi che rompi, guarda, che bellissima. È una cosa fisiologica perché il sole, la luce ti induce comunque in uno stato d'animo più positivo, ti rigenera, ti carica, quindi... Ma la notte è piccola per noi, troppo piccolina. Allora la luna sorge alle 10:40 e tramonta all'1 e 51. Ma chi ha mai guardato il tramonto della luna? Voi mi dovete dire adesso chi ha mai visto il tramonto della luna. Cioè, tu hai mai portato una ragazza? Vabbè, te l'hai mai portata una ragazza. Però voglio dire, ma è così romantico, ti è così romantico. Ti porta, andiamo a vedere la luna che tramonta. L'hai mai fatto? I santi di oggi, andiamo avanti, perché non merita risposta, Tiziana, lo sapete, no? Lo sapevamo. I santi di oggi. Oggi il santo Capite. Caput. Anche un po' caput. Il santo principale del giorno è Sant'Anastasio. Che gli devi dire? Ovviamente. No, non è un bel nome per un uomo, però insomma, diciamo che tu quanti Anastasio? No, nessuno, ma non è molto maschile come nome. Anastasio. Qualcuno conosce un Anastasio? No. Alessio? No, neanch'io, però insomma, auguri a tutti gli Anastasio che oggi fanno che ci stanno seguendo. Io conosco via Anastasio II che ci porta collega con Piazza Biondi. Undicesimo collega via Cipro, tra l'altro, vedi. Bene, però abbiamo anche una serie di santi singolari, ovviamente singolari. Oggi abbiamo il santo del Festival di Sanremo, l'abbiamo detto, Sant'Aristo. Perché io invece pensavo alla carne di maiale, tiziate sempre a magnare, sì, è un problema ovviamente. Poi abbiamo, e questo credo che sia il santo degli ubriachi, perché immagino che San Beuno o Beuno è un santo di qualcuno, cioè, che gli è da giù parecchio. B2 anche, sì, B1, B2, B3, tutto un gruppo, insomma. Ma poi abbiamo anche dei santi dal nome semplicissimo, Ale. Ma chiaramente abbiamo
Ma no, mi vai a vedere chi cazzo è questo? Come cazzo è diventato santo questo? Perché io voglio sapere chi è, in che epoca ha vissuto. Me lo guardi per favore, perché questo... Allora, questo è San Volbodo, Volbodo, con la doppia V. Volbodo, Volbodo. Volbodo. Ma perché no, tu sai chi è? No, io non lo so, tra l'altro io torno a dire che per diventare santi bisogna fare un miracolo, quindi questo qua deve aver fatto un miracolo. È nato. Quale miracolo? Sì. Infatti, sì, sai, è campato in questa maniera. Sì, è campato tutta vita con sto nome, quello è il miracolo. Sto nome, famo santo a questo. C'è uno che si chiama Volbodo, famo santo, perché c'è solo per nome. San Volbodo non trovo assolutamente nessuna notizia. Bene, pensa che sa l'importanza del miracolo che ha fatto. Dei buche d'aranci, sì. Vai, andiamo, sì, avanti. Aspetta, abbiamo anche un altro, sì, santo, che è San Melrubio, del quale posso dire, oh, perché si chiama in originale, questo è come il doppiaggio, no Mirko? Lo senti in originale, si chiama San Melrubha di Apple Cross. Ah, era Steve Jobs, cioè un apparente. Quindi non è italiano. Era uno che aveva inventato l'iPhone. Ma anche Volbodo secondo me è italiano. Beh no, queste sono le, queste è come, vi ricordate quando durante la guerra c'erano tanti bambini che venivano chiamati Vasintone, e dici che nome è Vasintone quando c'era, no, scritto firmato sì, Washington, no? Negli editti degli americani col nome Washington leggevano Washington e lo chiamavano Vasintone. Vabbè, ma noi e romani quindi... siamo, come io dico, racconto sempre, beh, no? C'è anche, scusate, San Firmato, firmato Mussolini. Ci sono delle persone che si chiamarono Firmato perché pensavano che il nome fosse Firmato e il cognome Mussolini. No, vabbè. Vabbè. No, c'era Alessandro, voleva dire una cosa fondamentale. Che noi vita. Romani, questa cosa di unire le parole Vasintone e Washington nasce da famoso Fio della Mignotta. Certo. Che voi sapete da dove nasce il Fio della Mignotta? Nicola, il Fio della Mignotta nasce da Mater Ignota, M. Ignota. Ah, nell'antichità, no, c'erano le botole dove mettevano i bambini con delle madri ignote, c'era Filius M. Ignota, e da lì nasce il Fio della Mignotta. Che oggi invece, capito? Quindi noi romani abbiamo questa capacità, certo, di unire le parole, di fare queste cose. Allora, aspetta, che ho lo scoop. Ho trovato lo scoop. Allora, vai. San Volbodo o Volbodo di Liegi è Liegi, Baston Liegi, anche nacque da una famiglia nobile della regione delle Fiandre e si formò alla scuola della cattedrale di Utrecht. È stato decano della cattedrale di San Martino di Utrecht e divenne cappellano di corte di Enrico II. Ti ringrazio, oggi posso dormire. Sì. Adesso puoi dormire sereno. Allora, passiamo alle notizie di oggi, quelle che sono successe nei secoli. Il 21 aprile nel 1918, durante la prima guerra mondiale, venne abbattuto Manfred von Richthofen, un personaggio leggendario. Era il barone rosso. Quanti film abbiamo visto sul barone rosso, Alessandro? Veramente tantissimi. Io manco uno. Vabbè, e poi c'è da dire che nel 1930 nasce a Roma Silvana Mangano, volto importante del neorealismo italiano e protagonista di Riso Amaro. Interpretato una delle più grandi attrici del cinema italiano, insomma, Silvana Mangano. E poi nel 1934 il Daily Mail pubblica la prima foto del mostro di Loch Ness. Si scoprì in seguito che si trattava di un falso. No, ragazzi, era una foto di Tiziana. Era una foto di Tiziana, lo possiamo dire. Io no, sta cosa mi sconvolge come un falso. Sì. Certo che è un falso. Ho pagato già una vacanza per andare a Loch Ness. Grande. Nel 1942 in Italia entra in vigore il nuovo codice civile, segnando l'unificazione del diritto privato. E perché guardi? Prima noi avevamo lo statuto albertino, Tiziana, io che ho studiato a differenza tua, appunto, c'era lo statuto albertino. Allora, aspetta, partiamo dall'inizio. La nostra legislazione... Finito l'asilo, mi sono iscritta alla prima elementare. E quindi il codice civile è stato unificato in un'unica legge, perché il codice civile è una legge, e si è chiamata codice civile. Da quel tempo, con tutte perché le modifiche, prima come si chiamava? Statuto albertino, fino all'entrata in vigore. No, perché c'erano varie norme che disciplinavano il diritto, diciamo, la principale era lo statuto albertino. Riunirono lo statuto albertino insieme a altre norme e fecero il codice civile. Vabbè, giustamente. Interessantissimo. Alessandro è interessato da morire, vero? Sì. Mirko. Poi nel 1989 inizia la commercializzazione della console portatile più venduta al mondo, il Game Boy. Mamma mia, ragazzi, 99.000 lire l'ho pagato, ma
Ma qualcuno di voi ci ha giocato col Game Boy? Per forza, ce l'ho ancora a casa. Tutto il mondo, cioè, a me ha rovinato la vita. I Pokémon. Tiziana. Ok, tocca a me. Il 21 aprile del 2016, a Minneapolis, muore Prince, poliedrico artista americano di stampa pop e funk, il grande, grandissimo Prince. Purtroppo i migliori se ne vanno, i peggiori restano. Questa è la realtà. Ma la notizia di oggi qual è? La notizia di oggi per noi romani, quindi tu puoi andare a fanculo direttamente. La notizia di oggi per noi romani è che oggi è il Natale di Roma. Infatti la Raggi era preoccupata e doveva fare un altro albero. Ha detto doveva fare un altro spelacchio. No, non è quel Natale. Oggi nasce Roma nel 753 avanti Cristo. Romolo e Remo, o Romolo e Remolo, come disse Silvio Berlusconi, i famosi Romolo e Remolo. Romolo e Remo. Sì, me lo ricordo. Ah, che vi ho spiegato poi, allattati dalla lupa che si chiamava. Perché la lupa c'aveva, cioè, pure qualcuno gli ha dato il nome alla lupa. No, certo. Me devi a Calarenzia. Vabbè, io purtroppo. Io adesso voglio sapere chi è che ha dato il nome alla lupa. Purtroppo, cioè, la cultura è quella che è. Vabbè, cioè, è che io ho dato il nome livello... al mio cane, però tutti al proprio cane danno il nome. Alla lupa chi è che può dare un nome? Scusa. Il livello culturale, Romolo e Remolo. Come disse Silvio Berlusconi, allattati da H. Larenzia. Io direi che comunque questa notizia merita un merita un'ovazione, perché quando Roma è nata veramente merita un applauso e merita anche e merita anche una canzone adeguata. No, no, per favore, no, non ci provare, guarda, ti giuro. No. Grande. E vi aspettiamo tutti martedì sera sincronizzati a Liverpool. Tutti a Liverpool. Forza, questo è fondamentale. C'è il grande Mohamed Salah che però, purgherà. No, bisogna riconoscere che cioè, questa è una canzone decente, quella della Lazio. Vola con l'Aquila Reale, come sì, l'Aquila Reale a scala reale. Guarda, ma io, ma perché cazzo? No, è brutta, ma è brutta. Mi spieghi? Cioè, è brutta. Noi perché è abbiamo bella. Chiamato questa persona qua? Questa, non lo so, questa, veramente. Questa per me è ma pensa che a te piacque l'idea. Ha detto, vabbè, facciamola venire, Tiziana. Sì, ti sei ricreduto? Sì, ma molto. Allora, scusate, levi questa canzone, per favore, mi infastidisce. Sono mancata, come voi avrete sicuramente notato, svariate settimane. Perché uno un weekend vorrebbe pure andare a fare una vacanza, ok? E quindi sono mancata. Questo è dovuto andare in analisi. Ho scoperto che è dovuto andare in analisi per la mia mancanza. Sì. Non ce la faceva più. È dovuto andare in analisi. Non ce la facevo più. Quindi, diciamo, oggi è nata la città più bella del mondo. Infatti, io dico sempre: senza quando dubbio. Mi chiedo dove mi porti in vacanza, mia moglie dico nella città più bella del mondo. E lei certo. È sempre contenta. Andiamo, stiamo a qua, cazzo voglio. Allora, e quindi la domanda di oggi è. Levi questa canzone fastidiosa dalle mie orecchie, per favore. Vabbè, te o per par condicio mi metti anche un'altra. Senti, canzone non che ce abbiamo. No, c'è, non ce c'è, c'è. Vola colomba bianca, c'è. Vola, non no, c'è. Vola colomba, non c'è. Non ce l'ho. C'è la Tony Malco, c'è. No, vabbè, ma oggi non è grazie, non è la nascita del Lazio. Scusa, allora, Pasqua è finita. Allora, oggi vi chiediamo per chi c'è stato, per chi non c'è stato, per chi l'ha visti, per chi l'ha visti solo in foto, per chi se li immagina. Qual è il sito / monumento più bello di Roma? E inizia Alessio. Allora, quanti ce ne sono, Alessandro? È la città con più monumenti esistenti al mondo. C'è una concentrazione, credo che il 98% del patrimonio mondiale di archeologia sia conservato a Roma. Ma noi abbiamo scelto 6 siti / monumenti che secondo noi sono quelli più rappresentativi. Io vi porto anche un po' con l'immaginario, no? Nel 1959, quando Anitona Ekberg si immergeva in quello che secondo me è il più bel monumento di Roma, la Fontana di Trevi. Ma come fare a non andarci, mettersi spalle alla fontana e tirare 100 lire? Sono un po' antico? 100 euro. E tirare il rame, ormai si tira il rame, tirare il rame nella fontana. Per me è Fontana di Trevi. Indubbiamente, Roma c'è...
cioè Roma è caratterizzata, quando dici a Roma c'è, cioè Piazza di Spagna, cioè Roma si identifica con Piazza di Spagna. Piazza di Spagna credo sia una delle la scalinata di Piazza di Spagna, ma di che vogliamo parlare? Perché ci sono le modelle sopra, no, perché c'è la fica, perché a me piace Piazza di Spagna, perché io quando ero giovane, ancora quando ancora le donne mi guardavano, tempi proprio la preistoria, appena finita la seconda guerra mondiale andavo, diciamo, a Piazza di Spagna cercando di accalappiare le turiste. Ma qui, ripeto, Piazza le turiste di Spagna, non le italiane. No, le italiane sì, e dei portafogli le italiane prima che spendi 2000 euro manco gli hai detto buonasera ancora, capito? No, la turista è molto più easy. È molto più Tiziana. Allora, invece no, il mio momento è quello che è il vero, diciamo, logo di Roma, che è il Colosseo. È il Colosseo. Il Colosseo, come spiegava Alessandro prima, anche detto Anfiteatro Flavio, che voi avrete notato che da una parte è ancora integro, perfettamente integro, mentre da un'altra è parzialmente crollato. Vi siete mai chiesti perché? La verità è che il Colosseo è stato costruito su un antico lago che è stato colmato con dei sedimenti. Questi sedimenti sono la base giusta, perché sto facendo una cosa scientifica. Allora, questi sedimenti sono dei limi, delle argille, delle torbe che amplificano le onde sismiche. Quindi in caso di terremoto la parte di Colosseo che appoggia su questi sedimenti vibra di più, ok? Mentre la parte che appoggia su la parte più rocciosa, diciamo, sui terreni più consolidati. Ma tu veramente stai rompendo cazzo così? Cioè no, allora, perché c'è gente che ci guarda. Zitto, voi immaginatevi in 2000 anni quanti terremoti ci sono stati a Roma, quanti? Ok, e quindi questi terremoti hanno fatto sì che la parte che vibrava di più è crollata di più e la parte che vibrava di meno invece è rimasta più in piedi. Ma e questo vi fa capire quando costruiscono i palazzi senza le norme antisismiche. E che questo so 2000 anni che comunque in un modo o nell'altro sta ancora in piedi. Ecco. Va bene, andiamo avanti. Mirko, vai. Vogliamo parlare di San Pietro? Cioè, ragazzi, milioni di persone vengono a Roma per vedere San Pietro, no? Sì. Che è una delle basiliche più importanti, forse la più importante di Roma, no? E spesso viene descritta come la più grande chiesa del mondo e centro del cattolicesimo. Assolutamente. Mia, cioè, ma sì, poi il colonnato che sta sotto a San Pietro, stiamo parlando di un'opera. Vogliamo parlare. Cioè, San Pietro, signori, tutti vengono per vedere San Pietro. Quindi, Niccolò. Francesco Totti, signori. Per favore, parliamo. Dagli sto pezzo. Il Pantheon. Bellissimo. In greco antico, che vuol dire il tempio di tutti gli dèi, no? Tempio di tutti gli dèi. Com'è in greco antico? Ho sentito bene la pronuncia. Così dicono, almeno gli scienziati dicono così. Ci hanno girato pure Angeli e Demoni di Dan Brown con Tom Hanks al Pantheon, ricordiamo. Ovvio, Daniele Marrone che salutiamo. Vabbè. E poi no, ricordati che comunque che quando noi facciamo intanto abbiamo fatto le traduzioni dei nomi, il più bello è Vincenzo Casolio, Vin Diesel. Vincenzo Casolio è meravigliosa. Prego. E poi che dire del Pantheon, insomma, ci stanno certi ristorantini là vicino. Ma non sono vengono dal Giappone a vedere i ristorantini intorno al Pantheon, certo. Si sono scordati il tetto, però c'è il buco, c'è piove pure dentro. I piccioni pure, no, vabbè. Quant'è il diametro del... Lo sa Jay? Diametro di cosa? 9 metri? 9 metri? Ma sì, no, no, ma sa che 9 metri? Ho letto qua, su Wikipedia. Non ci voglio credere. L'edificio è composto da una struttura circolare. Composto, scusa. Per favore. Ma chi è che fa il doppiatore qui? Io. Ah, solo tu? Sì, sì. Perché si sente, no? Io, sei le dragone. Quindi non aggiungerei... nient'altro. Lasciamo parola a Jay. Ragazzi, levatevi dai piedi, perché il monumento più bello secondo me è la Basilica di San Giovanni in Laterano. Ragazzi, i concerti che mi sono fatto là non si è fatti nessuno. Io ve lo dico, i draghi e... no, lasciamo perdere, perché anche, diciamo, all'altezza di Piazza di Spagna a livello di figaggine, perché anche lì durante i concerti è qualcosa di meraviglioso. Io mi sono fatta tutti i primi maggi finché ero idiota, poi ho cambiato idea. Hai cambiato, io andavo là solo per far casino.
vicino, non per, diciamo, perché te ne fregava niente della musica, te, diciamo la verità. No, anche perché, scusate, io voglio tanto bene a quelli di sinistra, ma sentono una musica che è veramente una palla. È bellissima, perché gli altri, cioè, che musica sentono, non lo scusa, so, ma quelli di sinistra sono proprio fissati, De Gregori, che ne so, questi coglioni, ma due palle, sempre queste canzoni impegnate, ma fatevela una risata. E allora ricapitoliamo. Alessio ha scelto Fontana di Trevi, Alessandro Piazza di Spagna, Tiziana il Colosseo, Mirko San Pietro, Nicolò il Pantheon, Jay San Giovanni in Laterano. È aperto il radiovoto, votate, 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 condividete questo video sulla vostra pagina Facebook se volete avere più trasmissioni di questo tipo, se volete che andiamo avanti, perché è l'applauso, è come l'applauso per i ragazzi che sono in teatro, l'applauso nostro è la vostra condivisione e il like sulla pagina di Radio Cigliano, e mandateci i vostri controselfie al 328 7948 796. Franca ci fa vedere la vista del suo giardino, ma non è un giardino, è una tenuta, è una tenuta a Torino in fiore. E c'è anche Giuseppe, ciao, che ci Giuseppe ha mandato un po' sfocato il, e fa tanti complimenti a Mirko per il suo lavoro di doppiatore, perché grazie. Mirko, come abbiamo detto, ma non fa ero anche pettinato doppiaggio. Molto bene, allora io direi che sono le 15:30 in diretta su Radio Cigliano con Se Prima Eravamo in Due. Io direi che partiamo immediatamente con la sfida musicale. Aha. Io vi porto con un grande del black, del soul. Che uomo era, che voce aveva. Ci prova Mario Biondi a essere come lui, però non ci riesce benissimo, perché lui è solo e inimitabile. 1973, tratto dall'LP Stone Gone. Questa è veramente, sentite che sound un po' alla Bee Gees, un po' alla Shaft, che era stato da lì pochi anni prima il primo brano che era stato definito come dance commerciale. Lui non era commerciale, era un po' d'autore, ma questo brano ce lo ricordiamo tutti. Barry White in diretta su Radio Cigliano, primo disco portato alla vostra attenzione da Alessio. Questa è Never Gonna Give You Up. Oh, vabbè. Ma Facebook ha cambiato qualcosa? Non vedo tutto, un cavo. Tutto, Tiziana, no, vabbè. Tutto. Oh, ammazza, sono stata fuori un mesetto da Facebook. Vabbè, cioè, ma non l'hai proprio aperto mai? No. Perché è successo? Per esempio, io non vedo tutti i commenti. Vabbè, Tiziana, allora, ma parliamo, non li vedevi mai, con i pezzi di nerd. Intanto, Alessandro, vabbè, quale carico? Mi carichi da tre. Da tre. Vai, Alessandro. Carica, te lo porto via. Parliamo con i pezzi. No, io prima devo fare una domanda, perché io sono molto curiosa e devo fare una domanda. Ma quello che è morto, no? Amici. Amici. Ma di che è morto? Ma è sfuggito? Non si sa. Come non si sa? Cioè, uno muore, non si sa perché è morto. Chi ha l'audio del telefonino aperto? Chi ha l'audio acceso, Tiziana, del telefonino? Dai, che domande fai? Grazie. Adesso me ne vado. Non una vergogna. Lo so. Ma io non riesco a commentare, non riesco a vedere. Pensavo di essere tra professionisti. Allora, nessuno in questa stanza sa. No, perché è morto? È morto in Oman, però. Cioè, ho capito, gli abbiamo dedicato la canzone, tanti saluti. No, non lo sa nessuno, non è stato ancora detto. Non è stato detto, lui aveva dei problemi di alcolismo e anche di sostanze stupefacenti. Okay. Si immagina, aveva smesso di fare i live perché si stava cercando anche forse di disintossicare, però purtroppo è andata in questa maniera. Ok. Vabbè. Allora, parliamo con i pezzi di nerd. Ecco. Parliamo con i pezzi di nerd. Vai. Allora, il vostro sodalizio, abbiamo detto che nasce anche da un precedente spettacolo, no? Che sì, avete, sì. Già, eravate sempre gli stessi, sempre le stesse sempre persone? Quattro. Noi tre, eravamo Michele e io, soltanto noi quattro. Cioè di base, ragazza, ah, sì, nessuno, sì, cioè eravate solo voi quattro e avete fatto il precedente spettacolo. Sì. Il precedente spettacolo di che trattava? Parliamone anche per farvi conoscere un po' più ampiamente. Certo, è la storia di due fratelli, sempre più, perché fratelli. Sempre fratelli. Non è che possiamo fare chissà chi, dici, capito? Quello è il vostro imprinting. Eravamo io e Nicolò. Due fratelli, questa volta i genitori sono morti, quindi sono orfani. E solo che come... migliora la situazione nella sì. seconda. Hanno sono come unica eredità questo appartamento. Un fratello è all'antica, tutto con la testa sulle spalle, preciso, puntuale, lavoratore della Lazio. Interpretato bravo. Grande prova d'attore, grande prova. E un altro invece è scansafatiche e strafottente, menefreghista della Roma. È ovvio. Interpretato da me. E cosa facciamo? Io ho bisogno di soldi, purtroppo ho il vizio del gioco d'azzardo. Così quindi decido di affittare la stanza dei nostri genitori ormai scomparsi a due ragazzi che vengono dal sud.
piccolo dettaglio, il mio personaggio odia i ragazzi del sud, i terroni, no? E quindi loro, quando io li beccherò, si fingeranno del nord Italia. Ah. Quindi Jay, che è pugliese, farà finta di essere... E me fingerò di Venezia. E Michele, che è palermitano, fingerà... Tipo Aldo, Giovanni essere... e Giacomo, la storia della Catrega, quella di... Rientriamo in diretta tra poco e parliamo con... Un attimo solo, che devo disannunciare... Barry White, Never Gonna Give You Up, primo pezzo portato alla vostra attenzione da Alessio Cigliano in questa giornata, in questo sabato di sole, caldo, pieno di musica, pieno di voglia di stare insieme con noi su Radio Cigliano. Proprio i dementi, proprio un branco dei deficienti proprio. Vabbè. Allora, stavamo parlando con i ragazzi che ci stavano raccontando il loro precedente spettacolo, la trama del loro precedente spettacolo, sempre fratelli erano però. Sì, eravamo due però. Viva la famiglia. Erano due fratelli che affittavano, a seguito del decesso dei genitori, quindi in questo spettacolo vi è andata meglio, abbiamo detto, sono separati, e affittavano la casa a un ragazzo del sud, ma uno dei due fratelli non aveva simpatia per i ragazzi del sud, costringendo il ragazzo del sud che affittava casa a fingersi ragazzo del nord, che era Jay e anche Michele, sta rollando intanto, allora, scusatelo, è camomilla. Ah, camomilla. Dicono tutti così, però. Dicono tutti così. Ricordando il primo maggio. Sì, apposta. Dove non gira mai nulla di particolare. No. Quindi immagino che a seguito del successo del primo spettacolo vi sia venuta l'idea, dice, non li facciamo più morire. Pare brutto. Tipo i genitori, sì, certo. Famoli vive. Separati. Sì. Separati. E, quanto avete fatto di prove? Quante che state provando questo nuovo spettacolo? Ma in realtà questo spettacolo l'abbiamo già fatto a Palermo. Quindi non è un'anteprima assoluta. No, è a novembre però l'abbiamo fatto, quindi sono passati un po' di mesi e ora stiamo riprovando insieme a Pablo e Pedro. E... C'è stato qualche modifica da Palermo? Sì. Come sempre. Qualche aggiustamento. Sì. Perché poi sai, quando hai il primo approccio con il pubblico, il primo, immagino che cominci a capire quali sono le battute che fanno più ridere, il momento che arriva di più, eccetera. E quindi puoi fare gli aggiustamenti del caso per renderla anche se poi ogni sera è sempre differente, insomma, anche a seconda del pubblico, perché Nicolò non sa il copione improvviso ogni volta cambia la parola, quindi ha detto, scusa, uso questa scusa che lui non sa il copione, quindi è sempre diverso ogni sera perché... improvvisa, esatto improvvisa. Quindi spettacolo molto molto divertente, mi raccomando, ricordiamolo, dal 25 al 29 aprile, eccola qua la locandina, al teatro Tirso de Molina, i pezzi di Nerd, ecco qua, non si vede, eccola, ora si vede meglio, con io voglio dire una cosa, questo perché in tipografia c'era solo il formato Santino per fare, esatto, una cosa. Lo mettiamo in chiesa, questo qua per risparmiare, quello ha detto guardate c'è un blocco dei Santini che mi è avanzato, me l'hanno levato padre mio, il parroco non l'ha voluti, se volete ci fa, non si può fare una locandina un po' più grande, cioè, no, ma questa non è locandina, questo è il volantino, questo è il volantino, ogni foglio una foglia, questo è allora uno spreco di carta, ah no perché uno se lo mette in saccoccia, esatto, stava nel giacchetto, c'è da dire che conosce anche una donna, Lorenza Giacometti, che insomma è giusto citarla, perché insomma bella, voleva una figura femminile in mezzo che a è la fidanzata ragazzi. Di nessuno, cioè di nessuno di voi, no, di nessuno di no, è la ragazza delle pulizie, lei. Sì. In maniera proprio spiccia. Va bene, vai, andiamo avanti con la musica, tocca a me, sono il gruppo in assoluto del momento, sicuramente l'unica voce nuova nel talent show X Factor, che è uscita perché sapete che X Factor ha tirato fuori tanti talenti, quest'anno era un po' moscetto, ma sicuramente loro hanno veramente veramente fatto il botto, io li aspettavo sinceramente al loro esordio in italiano e devo dire che non mi hanno deluso, sicuramente avete capito di chi sto parlando, loro sono i Maneskin e questo pezzo è Morirò da Re su Radio Cigliano. E allora che vuol dire il loro pezzo in italiano? Perché il primo pezzo che fecero era in inglese. Era in inglese, sì. Ma loro sono italiani? O sono... Italiani, di Roma. E perché si chiamano Maneskin? Perché una delle... Perché sono Maneschi. No, una ragazza del gruppo ha il padre o la madre svedese e questa è una cosa in svedese che vuol dire qualcosa, non mi ricordo cosa, e hanno preso un nome. Vuol dire qualcosa, non mi ricordo cosa. Bellissimo. Vuol dire bellissimo. Adesso Alessio ci ragguaglierà su cosa vuole dire, è un po' come i mobili di Ikea. Insomma, sì, che sì, lo strunzlu, rafta, brafta, fracca. Sono andata di recente da Ikea, non ci andavo da un po', è sempre uguale. T'hanno cacciato?
Sì, mi hanno cacciato. No, veramente sono andata a mangiare le mitiche polpette svedesi. Ah, che culo. Le polpette di renna. Voi saprete benissimo che hanno ammazzato le renne di Babbo Natale per farci le polpette. Va bene, quindi va bene, quindi voi vabbè, farete questo spettacolo, questo l'abbiamo detto, guarda mia figlia che mi chiama. Ha segnato la Roma, purtroppo, autogol di Vicari, ma... Grande Vicari! Non l'ho messo. Autogol di Vicari, ma la partita è lunga, perché siamo ancora al 39esimo, quindi la partita è molto 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 lunga. Si è pure fatto male Vicari, è pure uscito, pensa che coglione, ha fatto autogol, ha fatto il suo dovere. Vicari uno di noi proprio. Bravo. Alessio, vuoi domandare qualcosa ai ragazzi relativamente al loro spettacolo? Yes, volevo sapere il discorso di introdursi, di avere lì la voglia di fare uno spettacolo. Sta domanda ve la faccio, ma mancano 40 secondi, quindi rispondiamo in onda, ma intanto preparatevela. Okay. Avete voglia, vi piace, scrivete, fate, ma poi dovete mettere in scena, perché non è così automatica la cosa, non è che improvvisamente vi si aprono le porte dei teatri, e dovete quindi riuscire a trovare fondi, riuscire a trovare... E le possibilità di mettere in scena il teatro, insomma è tutta una bella organizzazione, anche abbastanza onerosa, che mi piacerebbe sapere come l'avete affrontata. Ma adesso torniamo in diretta, vi ripeto la domanda e preparatevela. Okay. Vai, io devo andare in bagno. Te ne vai, ti dai via. Attenzione, disannuncio. Alessandro Bianconi si è imballato. Maneskin. No, stavo aspettando la fine. Maneskin, Morirò da re, il glam rock dei Maneskin che sta spopolando nel territorio italiano. Grandissimo successo, a mio avviso meritato, perché sono veramente qualcosa un po' di diverso da, perché adesso sappiamo che la musica italiana è caratterizzata principalmente dall'hip hop, che va per la maggiore, insomma ne escono 10 ogni settimana nuovi. Sì, è vero. A parte gli storici Fabri Fibra, piuttosto che i Noise Narcos, o chi per loro, ne stanno uscendo Sfera e Basta, Sfera e Non Basta, eccetera. Basta la sfera, quindi sì, insomma, i Maneskin si contraddistinguono per un sound abbastanza nuovo e giovane. 15:41 in diretta su Radio Cigliano. Se prima eravamo in due, siamo qui con Mirko Cannella, Nicolò Innocenzi e Jay Libertino. I pezzi di Nerd, i pezzi di Nerd ci stanno presentando il loro lavoro che sta per uscire al teatro Tirso de Molina a Roma. Genitori in affitto, debuttano il 25, sono in scena dal 25 al 29 aprile. Nei fuori onda gli ho fatto una domanda, si sono preparati e adesso ci risponderanno. Vediamo questo preparativo che cosa gli ha portato. Organizzare: hai l'idea, hai il testo, vuoi mettere in scena, ma devi fare la messa in scena, non solo per quanto riguarda scenografie, ma anche trovare lo spazio e inserirti un po' in un panorama che quello romano è veramente variegato, ma anche complicato. Cosa avete fatto voi? Qual è la strada che avete seguito? Vai Nico, vai, ti vedevo così col fiato. La domanda particolare. Hai fatto la so, vai. La so. C'è da dire, una cosa molto importante, che noi ci autoproduciamo, infatti, anche, quindi sì. Come tutti, penso, i come giovani, un po' dai. Tutti i giovani, stiamo ancora pagando un I sacco buffi. Di buffi di due anni fa, ma ce la faremo. No, noi mandiamo il nostro materiale in giro, cioè a tutti i teatri di Roma e anche d'Italia. La maggior parte non ci risponde, qualcuno ogni tanto ci risponde e qualcuno ci vanno a fare. Avete fatto spettacoli da altre parti oltre che a Roma? Sì. Siamo stati a Milano, a Trento, Torino, Palermo. Pure a Trento siete stati? Da poco, lassù. Sì. Ma cioè, i trentini non ridono generalmente, generalmente hanno riso. Tutti e 33 sfatiamo il mito. Allora, non hanno assolutamente il senso dell'humor, ve lo posso assicurare. Non so come abbia. Ma c'hai avuto un fidanzato trentino? No, per niente. Solo che li conosco, so che non hanno per niente il senso dell'humor e che quindi secondo me hanno riso per educazione, per pietà, educazione, perché sono molto educati, educati. No, questo diciamo è una cosa che a noi ci fa molto piacere, tant'è che prossimo anno continueremo questa tournée con questo nuovo spettacolo e ritorneremo a Trento. A Bolzano si fanno pure, sì, in tedesco però la fanno. Genitore in affitto. No, quindi sì, è tosta, è dura, però comunque ce la mettiamo tutti.
molto tutta, anche perché è quello che vorremmo fare, insomma, poi nella vita. Dobbiamo pensare vediamo, a tutto, dobbiamo anche pensare a chiamare tutto. Il furgone per portare la scenografia, ogni dettaglio va. Infatti fate tutto però voi, è bello, non è che c'è questo, no? Cioè nel certo. senso credo che faccia parte poi lo spettacolo, probabilmente quando te lo fai, te lo scrivi, te lo costruisci, te lo più... gestisci anche nella fase operativa, certo. probabilmente lo senti ancora più tuo, no? Sì, certo. Poi la soddisfazione è maggiore, cioè... Sì, per noi diciamo anche il fatto, la prima commedia di Adottato mio fratello, noi principalmente prima facciamo tutti sketch da cabaret, quindi magari in piazze, in locali così, dopodiché abbiamo detto ma perché non scriviamo una commedia? Allora ci siamo un po' interrogati, quattro ragazzi che cosa possono fare o comunque le tematiche da affrontare, no? Farsi le canne come tutti, sta seduti sul muretto, capito? Queste cose qua, niente, abbiamo scritto questa cosa, vabbè proviamo, facciamo quattro giorni a Roma così in un teatro e da quattro repliche, adesso siamo arrivati a 81 repliche, quindi... Altri, questo perché ci avete un sacco di amici. Vi faccio una domanda: dal momento che abbiamo avuto qua dei vostri colleghi che hanno invece fatto un percorso leggermente diverso, hanno fatto sicuramente anche loro spettacoli teatrali, poi hanno cominciato a fare una piccola serie su YouTube. Mm-hmm. Avete mai pensato in qualcosa del genere, cioè a sbarcare, di dirazzare dal teatro? Le serie su YouTube sono il trend del momento, sì, no? Infatti, ci stiamo lavorando. Abbiamo già preso il materiale per poter girare le serie per sì, web. Sì, ma anche perché diciamo che oggi ormai il web è tutto, no? Quindi per carità, il teatro è bello e tutto, però prima che ti fai conoscere in ambito teatrale ci avremmo capito. Però la gavetta diretta col pubblico secondo me è fondamentale, anche per fare poi eventualmente un lavoro sul web, ma l'approccio e il contatto con il pubblico è il 90%. Serve anche a crescere, infatti diciamo. Alessandro ogni volta che va in tribunale adesso ha preso la mano, ma all'inizio la gavetta è stata dura. All'inizio non sapevo, ma tocca a me, io direi. Vai. Che stiamo andando molto a rilento. Allora, intanto io per il mio rientro in questa trasmissione ho scelto tutte cover, perché a me piacciono le cover, però Alessio dice no, ma le cover no, però stavolta faccio come mi pare a me, ok? E quindi fa tutto lei oggi, faccio tutto io, ok, vai, puoi partire. Questo è un brano del 2011, una rivisitazione di una bellissima bossa nova, The Girl from Ipanema, cantata da Amy Winehouse. Allora, che bella! Io sono la regina delle gaff. Voi non so, non mi conoscete, quindi non lo sapete. Quindi ho fatto subito la gaff col nostro radioascoltatore trentino, che ha subito detto: ma dai, t'ha acchiappata! Subito! Ecco, sulla salaria, sulla salaria sei conosciuta diversamente come regina. Vabbè, non si può dire qua in radio, però se si ha, insomma, come sei nota, un'altra regina dei qualcos'altro. Allora, insomma. Io se faccio tante gaffe è perché sono una spontanea, che non mi va di stare a ragionare. Se mi va di dire una cosa, la voglio dire. Quello che penso delle persone, la d'altronde, dire. Qui a Radio Cigliano stai a casa tua, perché qua si apre bocca e si dice quello che vogliamo dire e si dà fiato. Io li amo quelli del Trentino. Senti, c'è tanta gente che dice sosteniamo i giovani artisti, Matteo che ci grazie, dice sosteniamoli grazie. Veramente, perché è giusto, ed è giusto sostenere anche soprattutto non solo i giovani ma anche chi ha idee. Voi pensate di avere idee, perché poi oggi è tutto molto semplice, no? È semplice andare e fare un video, metterlo su YouTube, avere un'idea e pubblicizzarla. Voi pensate di avere contenuti all'interno del vostro, di quello che scrivete? Questa è una domanda un po' bifida. Diciamo che ogni volta che scriviamo, iniziamo diciamo a scrivere una commedia, cerchiamo anche di grazie. Bello, bravo. Far entrare in quello che scriviamo un po' di riflessione, ecco, diciamo, bene. Trattare temi attuali. Anche se fa ridere, è difficilissimo oggi, ragazzi, perché meno male hanno detto è stato tutto di più. Chiaro, no? Tutto, insomma, certo. Sì. Noi cerchiamo sempre di far ridere, però anche far riflettere. Ma poi far ridere, cioè, perché far ridere dicendo parlacce, facendo volgarità, è facile. Certo. Invece era bella la comicità di un tempo che adesso sta tornando, per fortuna, immagino che. Cioè che sia quella di appunto far ridere con allusioni che non hanno non sono volgari. Ci è rimasta volgari, in mente insomma una cosa, un piccolo aneddoto che ci è successo durante uno spettacolo, perché in pratica beh, la cosa insomma noi il pubblico che ci segue va dal bambino di 7-8 anni a aspetta 10 secondi. E vabbè, 10 secondi lo facciamo sì, riprendere facciamo in dire, prova. Pensate al pezzo vostro, ragazzi, ditemi. No, aspetta, prima facciamogli finire il discorso. No, non ho capito. Disannuncia Tiziana. Amy Winehouse, The Girl from Ipanema.
tizia che te sembra Alberto Sordi un americano Roma buona canazza canazza no, boe cioè hai fatto proprio allora, sì, allora Niccolò ci stava raccontando un aneddoto che ci è successo perché fa ridere, dice che è difficile insomma ormai okay. Tutto è stato fatto tutto quanto. Il pubblico insomma ci segueva dal bambino di 6, 7, 8 anni ai nonni così e è successo insomma una volta abbiamo fatto questo spettacolo, abbiamo fatto una piccola parte dello spettacolo che il pubblico insomma si è messo a ridere tutto bene. C'era un bambino in prima fila che strillando ha detto alla mamma: mamma, mamma, ti prego, me lo fai rivedere, metti replay. E allora è andata bene. Avete però questa cosa è stata insomma una cosa molto molto bella che ci è rimasta in mente, ecco. Ok, ok. Sì. Senti, ma Via Tirso che quartiere è? Zona Via Tirso è Salaria. Talenti questi posti. No, Piazza Annibaliano, Piazza Santa Emerenziana, Piazza Istria. È Monte Sacro quello? No. Va bene, andiamo avanti. Bene male che ha scelto Resta a Formello. Perché quello lo conosce, quello veramente lo conosce. Ragazzi, quale canzone carico per prima? La 1. La numero 1. Chi la annuncia? Jay. Vai Jay. Devi leggere. Ehi. Aspetta, sì, annunciala con molto pathos. Sì, perché insomma, l'hai scelta, Birignano. No? Sì, no, abbiamo scelto Adriano Celentano, Svalutation. Diciamo che quale motivo l'abbiamo scelta? L'abbiamo scelta perché ci ha accompagnato nella nostra primissima apparizione teatrale nello spettacolo Clinica Italia. E quindi Adriano Celentano, Svalutation dall'album Svalutation. Primo pezzo portato dai ragazzi oggi su Radio Cigliano. Che Svalutation è anche d'attualità, diciamo, insomma, è un brano sempre attuale. Dici Adriano. Che c'è Svalutation in no, giro in questo io momento. Io vorrei chissà. Sapere, ma chi è Alex? Questa poi ce la spiegate. No, lui lo so chi è. Vabbè. No, volevo sapere, quindi prima ho chiesto, però non mi ha risposto. Jay, perché ti chiami così? Perché questo nome d'arte? Ma intanto il vero nome qual è? Devo andare in bagno. No, cioè uno di quei nomi tremendi tipo Pasqualino no, o uno no, di sti santi Filippo Alberto J. Di Maria De Lima Filippo di Filippo Alberto De Lima no davvero ti chiami Filippo Alberto De Lima no detto Zico detto Zico detto Zico no, Filippo Alberto Filippo Alberto detto Zino ah, zio Filippo però spiega Alberto. Perché ti chiami perché J perché? In onore a CJ di Baywatch Pamela Anderson perché lui diciamo che ha una passione è un appassionato diciamo che era appassionato un po' che cioè, una passione che strano, ci strano strano allora tu eri appassionato di Pamela Anderson fin qua ci sono arrivata io però non l'ho mai vista questa serie quindi come perché no? Come non hai mai visto Baywatch? Vado in bagno no va via proprio non in bagno allora ma io perché non guardo la televisione gli sono quindi... calate 4 diottrie per Pamela Anderson a lui ricordiamolo insomma infatti c'ho almeno okay, 50 e Jay sarebbe il nome della era CJ, siccome in cerignolano CJ vuol dire tu sei J, io sono J. CJ. CJ è grande. Cioè, ma ci hai pensato a lungo a questa cosa? Sì, no, è bastata una notte e una puntata di Playwatch. È tipo CSI, no? CSI dille, cioè è uguale. CSI, no? Sembra. CJ. Quanto sei cretino. Credo che sia uguale. C'è la famosa serie CSI dille. Sì. Vogliamo ricordare la sfida di gusti e di tendenze di oggi? Allora, sfida di oggi. Qual è il monumento / sito archeologico, sito di interesse che preferite a Roma? Quelli che abbiamo selezionato sono Alessio Fontana di Trevi, Alessandro Piazza di Spagna, Tiziana il Colosseo, Mirko San Pietro, Niccolò il Pantheon, Jay San Giovanni in Laterano. A votate, voi. votate e mi raccomando condividete sulla vostra pagina Facebook questo video e 328-7948-796 è il WhatsApp per essere super social con voi. Con io noi. Aspetta che devono disannunciare vai. Appena quando è rosso là. Quando è rosso là. Ed era Adriano Celentano con Svalutation 1976. Evviva il primo brano che hanno portato i ragazzi oggi alla vostra attenzione. Iniziate a memorizzare anche la sfida di gusti, oltre alla sfida di gusti di tendenze, anche le playlist, perché alla fine, quando saranno complete, le dovrete votare. Segna. Io aggiungo, oltre a Piazza di Spagna, Salaria Altezza Motorizzazione, uno dei miei siti
preferiti per frequentazione sì, assidua. I turisti non ci vanno, non ci e vanno. Quindi non, li, non, fiori, lo conoscono, non lo conoscono. Alessio, allora, tocca a te. Con tocca la a me, no, tocca a me con la rubrica, la solita rubrica che in questo momento portiamo qual a è? Vostra attenzione, che è il doppiaggio al cinema. Cioè, giovedì sono usciti dei film e vogliamo ricordarvi, dal punto di vista del doppiaggio, quali sono i film usciti giovedì. Il primo è Molly's Game di Aaron Sorkin. Alessandro, Sorkin, Sorkin, famoso, anche dei medicinali conosciuti. Il doppiaggio. Il doppiaggio è stato curato dalla Laser Digital Film con i dialoghi e la direzione di Maura Vespini, assistente al doppiaggio Roberta Schiavon, fonico di Miz Mauro Coppolecchia. E c'è Jessica Chastain che la doppia Chiara Colizzi, poi abbiamo Luca Ward, Michele Gammino, un parterre eccezionale, Davide Perino, Francesco Pezzulli, Alessandro Quarta, Simone D'Andrea e Roberto Stocchi. Secondo film che porto alla vostra attenzione, che è uscito, è Ghost Stories. E il doppiaggio è stato curato dalla Sedif con la direzione e i dialoghi di Alessandro Rossi, assistente al doppiaggio Silvia Alpi, sincronizzazione di Danilo Curi e fonico di mix Lorenzo Picierno. E le voci sono di Luigi Ferraro, Fabrizio Vidale, Alex Polidori, che tra l'altro sarà qui ospite sabato prossimo per promuovere il suo prossimo disco, e Gerolamo Alchieri. Terzo film uscito giovedì è Escobar, il fascino del male. L'edizione è stata curata dalla Time Out Movie con dialoghi e direzione del doppiaggio di Massimo Giuliani, assistente al doppiaggio Eleonora Erin, fonico di doppiaggio Marco Zara, fonico di mix Claudio Toselli. E le voci sono di Massimo Lodolo, che doppia Javier Bardem, Penelope Cruz la doppia Chiara Colizzi, e poi abbiamo Benedetta degli Innocenti, Massimo De Ambrosis, Simone D'Andrea, che sta un po' da tutte le parti, e anche Stefano Macchi. Quarto film che porto alla vostra attenzione è uscito sempre giovedì, L'amore secondo Isabelle. Il doppiaggio è stato curato dalla Hungry Girls con dialoghi italiani di Federica De Paulis, direzione del doppiaggio Ludovica Modugno, assistente al doppiaggio Donatella Fantini, fonico di doppiaggio Jacopo Massaretti, fonico di mix Valerio Brini. Alessandra Corompai ha doppiato Juliette Binoche, Alessio Cigliano ha doppiato Xavier Bovet, e poi Mino Capri, Rodolfo Bianchi, Simone D'Andrea, Pino Insegno, Angelo Nicotra. E questo per dirvi che non me lo ricordavo minimamente, ma proprio lo zero assoluto. Ultimo film che portiamo alla vostra attenzione, mi era saltato completamente, ma ho qui la locandina, è Doppio Amore, l'edizione italiana curata dalla CD Cine Dubbing con dialoghi italiani di Donatella Giannini, direzione del doppiaggio Sonia Scotti, ciao Sonia, assistente al doppiaggio Viola Privitera, fonico di doppiaggio Tiziano Grauso, fonico di mix Mario Mauro Lopez. Le voci sono Veronica Puccio, Emiliano Coltorti, e Maria Pia Di Meo e Lorenza Biella. Questi sono i film che escono al cinema, sono già usciti giovedì, li vediamo dal punto di vista del doppiaggio, che è un punto di vista che ci sta particolarmente a cuore. Vabbè, ho finito. Siete addormentati? Io sì. No, io sono andato a prendere caffè, ma sono tornato tutto a posto. Io finalmente sono andato in bagno. Io ho fatto sotto. Non siete carini per niente, non siete carini per niente. Tocca a me allora, mi riprendo la telecamera. Escobar, ci stanno a fare una cifra di firme su Escobar, no? Sì, una marea, perché l'hanno fatto chiunque, l'hanno fatti 50, Benicio del Toro, chiunque ha fatto Pablo Escobar ormai. È un personaggio importante. Ci stava una canzone, Esperanza di Escobar, noto pezzo, grandissimo. Pezzo. Ci hanno fatto pure un film. Ricominciamo il giro di musica con un grande Sir Rod Stewart, che nel 1983 ha pubblicato questo grandissimo LP, si chiamava Body Wishes, dal quale ho estratto una canzone che non abbiamo mai passato e non capisco perché. Rod Stewart, Baby Jane, secondo pezzo portato da Alessio Cigliano, Saprima eravamo in due su Radio Cigliano. Grandissimo pezzo, grandissima voce. 1983, cioè, quando sono nato io. Ma dai, oddio. Vabbè, cioè, noi nel 85 abbiamo fatto la maturità, te do sta notizia, lo ricordi? Sì. No, vabbè, no, tu queste notizie non è che le devi dire così, che uno non se la sa. Sono andato a dire l'83. Abrupto. Tiziano, quando erano nati loro eravamo laureati, forse. Te do starta di notizia, non so quando, se è chiaro. No, a loro due, 91. Perché lui è più anziano 91. Del gruppo. Porca Eva. 92. No. 92. Ragazzi, vabbè, io non ero laureata. Vabbè, stavi là. Ma sono presa un po' più comoda. Stavi là, 94. Però. Vabbè, ho capito. Però quella è. Capito? E loro nascevano. Sì, loro nascevano. Però voi siete nati, diciamo, in un periodo un po' più sfigato del nostro, meglio il nostro, dai. Dici? Ma sì, era tutto più semplice, erano tutte.
Voi siete andati in un periodo, no, è un po' più complicato, no, anche il lavoro, no, il lavoro, no, non, no, si trova, non più sono difficile. D'accordo, zia. No, non sono d'accordo, dimmi. Trombare è più facile, all'epoca nostra, voi prima che ce la davate, zia, era una cosa, cioè, perché c'erano dei valori, cioè, c'erano, voi, ma che valori, che vedevate l'ora, voi cominciate, a parte il caso tuo, di solito avete cominciato a 19 anni, capito, cioè, certo, immagina, beh, noi, poi è chiaro, tutti i occhiali, quelli dei 50 anni, fate una domanda e date una risposta. Vabbè, c'è Lisa che ci scrive che è andata a vedere la partita Pisa Pontedera. Eh beh, oh, il derby. Il derby. Il derby. Big match. Io ero indeciso se veni qua o andare a vedere Pisa. Tra l'altro, fila 10, posto 28, mi era proprio. Mi hai lasciato. Vabbè, vabbè. No, un mito. Grazie. Però secondo me sono più divertenti queste di quando vai all'Olimpico con 80.000 persone, vedi quelli in mutande piccoli, no, così, c'è, che non manco li riconosci, insomma. Senti che un po', succede? Alessandro, ma tu hai visto la Formula E a Roma? Pensa, io mi avevano pure invitato e non sono riuscito ad andarci. Perché no? Perché avevo un ma impegno. Ma ti interessava? Beh sì, era un evento, è la prima volta che viene a Roma una ma cosa del genere. Non l'ho vista, Tiziana. No, come è stata? Avrai letto qualcosa? Sì, no, no, dicono tutti che è stato un bellissimo evento. Ma era tutto silenzioso? Sì, era tutto, sì, molto, certo, silenzioso. No, vabbè. Certo, sono macchine elettriche. E c'è da dire che vederli correre sotto l'obelisco dell'Eur c'ha un grande effetto. Il tracciato secondo me non era granché, però... pur essendo macchine elettriche e con la particolarità del fatto che a un certo punto gli si scarica la batteria, certo, quindi devono scendere dalla macchina e salire su un'altra macchina e andare e continuare con la seconda macchina, però devo dire che è stato ma suggestivo. Ma che velocità fanno? 250, 280, sì, vanno, cioè, veloci. Sono andati a 280 all'euro? All'euro, per vabbè, le strade, cioè, di non Roma. È una cosa così nuova sulla, spero che abbiamo Colombo, spento gli autovelox, quelli sui semafori. Sì, no, sono arrivate le multe, gli hanno mandato le multe. Ma raggi, quelli non sono autovelox. E che sono? Io me lo sono sempre chiesto, so che non sono autovelox, anche perché che metti l'autovelox al semaforo che uno sta fermo, scusa, che cavolo, che... quello, cioè... è per bruciare i semafori, per non far bruciare i semafori. Poi adesso è successo questo scandalo del tutor che si è fregato la società Autostrade, hai visto, cioè? Il brevetto, no. Allora c'è stata una sentenza, tu sai il sistema tutor che è stato venduto, sì, in tutto, sì, il mondo, che dal momento che dicevano, hanno fatto questo ragionamento che non è che c'era l'intelligenza, dice, con l'autovelox la gente rallenta e abbiamo undercut, cioè era, sì, chiaro, okay. Dice, allora facciamo un sistema di rilevamento della velocità media, così pure se uno, certo, rallenta, io tanto te calcolo la velocità, certo, media, eccetera. E recentemente c'è stata una sentenza che ha stabilito che il brevetto Tutor non è stato inventato da Autostrade, ma da una piccola società, non so se delle Marche o di dove, e la società Autostrade è stata condannata a pagare l'ira di Dio a questo soggetto. Sì, no, sì, vabbè, sì, 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 perché gli hanno fregato il brevetto Tutor che lui aveva già depositato, già vendendolo come brevetto proprio. Quindi adesso devono ritirare tutti i Tutor, salvo che non paghino al signore che a sto punto dice: forse ti ha svoltata la vita, certo, vuoi usare il tutor? Via qua, amico, sì, mio. È come chi si è comprato il sito toyota.com e poi l'ha rivenduto a cifre eccezionali. Torniamo in diretta. Rod Stewart, Baby Jane, pezzo del 1983, secondo pezzo della bellissima, eclettica, fantastica playlist di Alessio Cigliano, che potete votare al 328-7948-796, ma anche sulla chat di Facebook. Vi invitiamo a orecchiarli e a votare la sfida di gusti e di tendenze di oggi. Qual è il monumento o sito più bello di Roma secondo voi? Tra la Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, il Colosseo, San Pietro, il Pantheon e San Giovanni in Laterano. E votate, Tor votate. Bella Monaca. Vai, andiamo avanti. È nata, questo gruppo è un gruppo mitico, nato da una costola di Nirvana, perché quando poi morì Kurt Cobain, Dave Grohl creò questo gruppo, che ha avuto un successo forse non come quello dei Nirvana, che ormai sono una band cult nel panorama del rock mondiale, ma sicuramente un gruppo che ha un suo perché e fa un rock di un certo livello. Ovviamente avete capito che sto parlando dei Foo Fighters, e il brano che ho scelto io è del 1997, Camminando dietro di te, Walking After You, i Foo Fighters. Evviva, che bello. Allora devo fare un piccolo annuncio: domani pomeriggio alle 15
eccezionalmente ci sarà una puntata di Se prima eravamo in due, andrà in onda la registrazione del Gran Gala del Doppiaggio che si è tenuto al Romix il 7 aprile di quest'anno. Quindi sintonizzatevi, sarà una diretta ovviamente molto radiofonica, anzi una registrata molto radiofonica, ma con un video di supporto che vedrete anche su Facebook. Lo annuncerò più tardi su Facebook, mettete un like alla pagina Radio Cigliano per essere con noi. E volevo a questo punto far vedere anche le pagine dei nostri amici che sono qui insieme a noi. Allora, questa è la pagina dei pezzi di nerd di Facebook. Questa è una pagina, quindi potete mettere il like se vi piace. Mettete subito il like alla pagina dei pezzi di nerd. Ma poi ci sono anche le pagine personali. Questa è la pagina di Mirko Cannella. Perché siete dietro le sbarre? Dopo una serata. Dopo una serata. Fanno per alcolizzatissimi, vanno portati dietro. Quando eravamo giovani. Questa è la pagina di Nicolò Innocenzi. Ci sto sempre io. Sì. Comunione. Sta sempre tutti quanti nello strillo della pagina. Vediamo Jay. Che cosa? No, oh. Jay è mente. Che cos'è questo? È una radiografia di una... Ma tu non sai bene. No, guarda la foto profilo pure. No, vabbè. Una radiografia vabbè. Di cosa? Di una donna. Mamma mia. Vabbè, volevi andare a scavare a fondo nella donna in questo senso. Lui fa le foto dopo che le stupra. Cioè, stupra, poi fa le radiografie. Ragazzi, voi siete... sono un radiologo, basta. Ecco. Come siete dal punto di vista dei social? Date l'amicizia, la date? Beh, come Gina, io la do a chi. Basta che respira. Basta che respira, cara, dai. In tempo di guerra ogni buco è trincea. Quindi insomma, se i nostri amici che ci sì, stanno sì, ascoltando noi... vi chiedono l'amicizia, non accettiamo, c'è nessun problema. Accettiamo. La accettate. Sì, e sì. Tecnologicamente, voi come siete? Siete grandi amanti e fruitori della tecnologia oppure siete esperti di tecnologia? La persona social del gruppo è Nicolò. Ma non c'è nel senso... Sì. Dai, è lui che crea la pagina, che cura la pagina i pezzi di nerd? No, io mi scordo sempre, quindi cioè... No, tutti quanti mettiamo foto, video su, sì. Sia su Instagram che su Facebook. E Jay è l'unico che non fa niente, perché Jay è... No, io le pubblico le foto, però non piacciono, e quindi, perché le foto mie sono tipo quelle del... Basta guardare insomma la foto copertina. Basta guardare la foto copertina di Jay. Ah vabbè, degli scheletri. Quindi sì, no, comunque siamo abbastanza social perché ormai è necessario, social, vero? Il mondo è social. La devi accompagnare anche forse con Instagram. Avete anche un Instagram, i pezzi di nerd su Instagram. Nerd. Sì. E quindi è necessario corredare tutte le attività che si fanno un po' con i social. Come la vedete questa cosa anche di dover farvi questa pubblicità che 10 anni fa non esisteva? Tocca farlo per rimanere in contatto con le persone. A volte è anche bello perché comunque ci scrivono sia per fare i complimenti o per mandarci a quel paese. Diciamo che ci facilita anche, diciamo, il modo operandi per sponsorizzare, invitare gente. Perché sennò dovremmo chiedere il numero a tutti quanti e mandare un messaggio a tutti una quanti. Una bella lettera a tutti. Minatoria. Tu non hai fatto il classico? Io ho fatto lo scientifico. E non hai fatto latino? Cioè i 4 in latino? Io latino quattrissimo. Ringrazio la professoressa. No, non si può dire. O dici modus operandi o dici il modo di operare. Ma modo operandi non si può dire. Mamma mia, in vino la Veritas. Alessandro. Ma che Alessandro? Foo Fighters, Walking After You, pezzo del 1997, selezione mitica di Alessandro in questo sabato pomeriggio qui su Radio Cigliano. Mitica è una parola forte. Senti, volevo chiedere una cosa ai ragazzi. Voi oltre alle esperienze teatrali avete avuto anche esperienze televisive? No, quelle è ovvio, manco io chiedo. Anche esperienze televisive, cinematografiche, avete cominciato già a fare qualcosa? Lui l'ho già visto, secondo me in qualche pubblicità. Comparsa a forum. Racconta la tua vicenda a forum. Ti ha rubato. Non si può dire. Dimmi. Ma sì, lo sanno tutti. Sono andato al forum, quello vicino Casalotti. A ballare. Al circolo al forum. Va bene, infatti, no, cinematograficamente niente. Cioè, io ho mia madre e mia zia che sono andate al forum. Guarda, e mio marito, cioè, voglio dire, lo sappiamo tutti oramai forum com'è. Ho fatto qualche serie web. Qualche cosa sul web, però singolarmente, non come gruppo. Ah, ok. No, un'evoluzione
un'evoluzione proprio dal punto di vista del cinema, della televisione o comunque, a parte il web, ma di andare di lammollare. Il teatro è un fuoco sacro, le tavole del palcoscenico che scricchiolano sotto i piedi, porca miseria, si sentono veramente. Ma insomma, cimentarsi anche con la telecamera, con la cinepresa, a parte Mirko che si cimenta con il microfono al doppiaggio, ma insomma, fa parte dei vostri interessi? Beh, sì. Sì, sì, ci stiamo lavorando. Tutto quanto, sì, sarebbe comunque un nostro obiettivo, raggiungere, diciamo, scalare un altro gradino, ecco. Sì. Senti, ma voi avete condiviso tutti? Perché io mi sono accorta che il video... Sì, ricondividete, come avevo detto prima. Io mi sono accorta ovviamente che non avevo condiviso. Va bene, tocca a me allora. Vai. Mentre loro condividono che loro sono capaci perché sono giovani. E tu no. Io passo al mio secondo brano, che avendo un intro infinita puoi anche lanciare. È la seconda cover. Guarda che hai tirato cover fuori. Cover del 1993. Di Anna Oxa. È al femminile, Tiziana, no al maschile, la canzone, il titolo femminile. È al femminile, sia chiaro. Va bene, questa è una canzone che ha avuto tantissime cover in realtà, e questa però è una di quelle che a me piace di più. È una canzone di Lucio Battisti del 1978, che si chiama Prendila Così, e racconta appunto proprio del rosicamento di un uomo che viene accannato, ecco, come Alessandro sa benissimo. Prendila Così, Anna Oxa. E poi è delle parti mie, Anna Oxa, eh? Ah sì? Sì. Cioè, è giusto, mi sa che Fugliano. Di Gerignola. Ye Fugliano. Poi io so che aveva un cognome che era... Sì, il cognome Oxa veniva è da albanese, Oscia, è albanese. Mi sa che uno dei genitori comunque sì, di Foggia. Ah, sì. De Foggia, come Pia Amedeo. Senti Ale, mi fuggi da Foggia. Mi fai vedere un attimo? No, Tizia, guarda un attimo. No. Se volete ce ne andiamo. Tizia, per favore. Il problema è un attimo. Cioè, evitiamo queste lì, andiamo un attimo dietro. Però, cioè, mi fai vedere un attimo tu che vedi sul monitor? Perché voglio capire la tua faccia da cazzo, vedo qua davanti. Dai, cretino, fammi vedere, voglio vedere se io... Sì, ci sei, parli. No, ma non... Ma dai, siamo veramente... Non capisco. Tiziate tante adesso, cose, non Facebook, capisci. Io non ho capito. Adesso Facebook ha fatto tutta questa storia della privacy. Io voglio dire una grande verità in questo momento. Oh, sentiamo. Scusa, prima che dici la grande verità, ragazzi, quale carico delle vostra? La 4. La numero 4, grazie. Okay. Vai, Tiziana. Allora, la grande verità è questa. Adesso è scoppiato il caso della privacy, delle cose... Io volevo dire, la grande verità è questa. In realtà, dei fatti vostri... alla gente non frega veramente niente. Io per esempio, che pubblico tutto su Facebook, no, dicono ma tu hai scritto, ma perché, a chi interessa? Non gliene frega niente a nessuno della vostra, cioè voglio dire, dai, su, della nostra vita pure, di me, cioè non gliene frega niente a nessuno. Quindi tutta sta cosa, la privacy, a parte non ci andate su Facebook se ci avete paura. No, ma poi posso dire una cosa, se uno vuole la privacy, non mette il piatto che ha appena mangiato o le scarpe che si è comprato o il vestito o la vacanza o dove sta appunto andando in quel momento, sto andando verso il posto di lavoro col punto sulla mappa, capito, cioè, Nico? Insomma, diciamo che se uno vuole la privacy, cioè, ci sono altre maniere per tutelarla. Quindi mi fa un po' ridere quando dicono, sai, Facebook ha sputtanato i tuoi dati, ma sei il primo che li sputtana. Sì, infatti. E poi volevo dire che mi sono resa conto, perché sono stata un po' fuori effettivamente da Facebook, ci ho avuto un sacco da fare e non sono riuscita a connettermi spesso. Clienti che, così, effetti, eh? No, io volevo seguire. Idiota. Non lo so, ma c'ho l'impressione che Facebook abbia tirato fuori un po' di nerd, molti nerd. No, abbia tirato fuori un po' il peggio, non lo so, delle persone che così si possono sfogare. Io sono contenta per loro perché si possono sfogare, quindi gli haters, si vede... parli degli haters. Parlo degli haters, che prima, allora, gli haters che facevano prima? La domanda è, prima che facevano? Cioè, come si sfogavano? Arsemaforo, o si ammalavano dei tumori? Gli spingevi la macchina, sto pezzo di mezzo, è classico. Va bene, no? È poco rispetto a quello che riescono a vomitare oggi, no? Quindi io probabilmente, Tiziana, non lo so. È un mestiere che fa guadagnare soldi, basta. È fare un mestiere. Ma perché è un mestiere? Gol della Roma. No.
il ninja. Ma come sarebbe un mestiere? Non lo sapevo. Ti fa guadagnare soldi perché c'hai visualizzazioni, perché sì sì, guadagni un sacco di soldi. Non cioè? È un c'hai le visualizzazioni, chi ti paga? Le sponsorizzazioni, se sei su YouTube le visualizzazioni che hai. Insomma, quando mamma affondi mia. E mamma se affondi mia, bene lo devono ammazzare. Ma che è? Ma che succede? Ma di che state a commentare? No! Di rapina, di rapina. Senti, scazzo. Alessandro, sì. 20 secondi. Se io ti dico, e te lo dico con la telecamera mia dedicata, se ti dico Verstappen, tu che dici? No, vabbè, Verstappen e Marquez li devono mettere insieme a fare i gare. Fanno una bella gara tra Verstappen e Marquez. Chi ma rimane che, vivo? Ma di che state parlando? A chi, no, vabbè, Tiziana, niente, niente. No, no. Vabbè, dai, rendeteci edotti. No, Tiziana. Vabbè, vai, Tiziana. Sta finendo questa canzone. Prendila così. Una cover di Anna Oxa, bellissima voce, ma bellissima cover soprattutto, in cui appunto quest'uomo, niente, si avvia nel secchio, diciamo, così sta traduzione nel secchio, perché mi sa che lei la canna. Non capisco bene se è lei che accanna lui o lui che... Comunque lui vuol far vedere che non vuole rosicare, quindi dice che chissà che non la, però non la vuole vedere più. Quindi per evidentemente onor di cronaca, per onor di cronaca, nella stesura originale era la donna che se la piava in saccoccia. Ah, sì? Perché era, sì, era lui che diceva alla donna: prendila così, non possiamo farne un dramma. Prendilo così, anche sì. Però poi lui diceva: siccome è facile incontrarsi in una grande città, devi non sparire, frequenta... devi levare. Oh, che poi io invece non ho mai rincontrato nessuno. Sai quelle persone che vorresti rincontrare? Io non ho mai rincontrato nessuno. No, eppure la grande città c'è. Ma c'è un motivo, sono quelli che te evitano. È un altro discorso, tizia, quelli lo sanno dove vai. No, te evitano. Ci ho pensato, sì, sì, pure ci sono pensato. Gli haters e gli eviter. Ci sono gli eviters. Gli eviters. Ok, ok. Ragazzi, tocca a voi. Ah, eccoci noi. Qua. Allora, la prossima canzone. Si erano addormentati. La prossima canzone è dei Maroon 5 con Christina Aguilera ed è Moves Like Jagger. Bella. Questa perché l'avete portata? 11 secondi per dirlo? Perché è la canzone che abbiamo messo per i nostri primi sketch di cabaret in piazza e nei locali. Come apertura. Come apertura. Entravamo con questa. E allora ascoltiamocela su Radio Cigliano. Yeah. Quindi facevate gli sketch, il cabaret proprio, quello in piazza, nei locali. Quindi insomma, i pezzi che avete portato sono un po' la colonna sonora dei vostri spettacoli. Della nostra piccola carriera. Della vostra carriera, sì. Ma diciamo che anche il nome... Alessandro mi sta distruggendo lo studio. Ma voi quando vi siete iscritti all'Accademia, no? Che poi di chi è? Teatro Golden a San Giovanni. No, ma di chi è che la... Cioè, qual è l'attore o il... Cioè, c'è il direttore artistico. Direttore artistico, giusto. Cioè, Andrea Maia si chiama. Ah, ok. E quando voi vi siete iscritti... Quindi voi non avete fatto l'università? Cioè, dopo il liceo vi siete iscritti all'Accademia? Lui sì. Lui è anche lui laureato. Ah, ma dai. Sì, è architetto. Non l'avrei mai detto. Purtroppo manco noi. Manco io. E che cosa ti sei laureato? Architettura. Ah, è vero, l'hai detto prima. Vabbè, dico i vostri... Io me ne vado. Va bene, anche non sei iscritto all'albo, tutte quelle cose. No, mi sono rifiutato. Bravo, diciamo che non me l'hanno permesso. Okay. Senti, ma mi sono laureata pure io, infatti dice facile. Ma i vostri genitori, quando vi siete iscritti all'Accademia appunto di teatro? Erano d'accordo, dici? Allora, io ho fatto lo scientifico, quindi prendo lo scientifico, dice vabbè, adesso devo prendere una laurea, certo, quindi che cosa facciamo? Io ho detto vabbè, vediamo un po' che c'è sta. Economia e commercio, bella, massa, mio figlio fa economia e commercio, di qua e di là. Ho fatto 3 esami, sono durato fino a aprile. Sì. Però sono stato bocciato a tutti e 3. Non ha detto ho superato 3 esami, ha detto ho fatto. Lui ha usato bene. Giusto, no? Così. Okay. E poi niente, ho detto senti, a me non mi piace, voglio fare l'attore. Vabbè, allora va, che dico? Mio padre pure, insomma. Niente. Salutiamo mi sta guardando. Quindi non vanno corcato. No, pure a me. No, però adesso all'inizio si fidavano di noi, quindi erano tranquilli. I miei no, ecco perché mi sono laureato. Ma guarda, sai, poi alla fine tu sei mamma, io sono papà e Alessia è papà. Alla fine credo, no, se tu vedi il figlio un bravo ragazzo che sta bene, cerchi di assecondare anche quello che è il suo volere. Vorrei certo, vedere. Poi puoi sperare che lui faccia un'altra cosa, però a un certo punto secondo me ti devi fermare. Cioè, se puoi consigliarlo, ma a un certo punto se tuo figlio vuole fare un'altra cosa, come genitore io perlomeno penso che ti devi fermare. Sì, ho capito, però siccome non si campa
con questo mestiere. Sì, no? È un mondo molto difficile. Tizia, non è detto che se campi manco con l'architettura, cioè non, sì, non sì, è vero. Quindi è vero. E se è quella che faccio io non si campa proprio. Zero proprio. No, ma non solo, cioè, a me sai quanti tutti, ma te lo dico veramente, tutti i giorni a me sulla mail mi arrivano curricula di avvocati che cercano lavoro e mi dicono: senti, non è che c'hai bisogno, ti mando il mio curriculum. Mirko pronto a disannunciare al rosso. E questa era Moves Like Jagger, canzone del 2010 dall'album Hands All Over. Grande! Inglese. Allora, ragazzi, vi è mai capitato di fare radio, di fare radio attivamente? No, solo come oggi, ogni tanto. Perché poi la radio è anche un altro, mi piace magari. Anche quello ci piacerebbe, sì. Però la radio pure è figa. E sì, voi tre, secondo me, siete tre belle lenze. Se vi mettete insieme fate uno spettacolo. Ma perché non hai visto il quattro? Non hai visto il quattro che... Ti vado tutti e quattro, vabbè, lasciamo perdere. Caparezza. Casino. Sì, bordello pazzesco. In diretta su Radio Cigliano, 16 e 17, se prima eravamo in due, Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi, Tiziana Guida, e con oggi Mirko Cannella, Nicolò Innocenzi e Jay Libertino, i pezzi di Nerd ci stanno raccontando un po' della loro vita, ma anche del loro spettacolo che facciamo rivedere un'altra volta. Sta per debutta mercoledì 25 aprile al Teatro Tirso De Molina a Roma. Sono in scena per poco tempo, dal 25 al 29. E un'altra cosa, sempre questa, il fatto del poco tempo, come mai praticamente 5 giorni state in scena? Perché costa caro l'affitto. Quello è il problema, certo. Noi qua siamo fuori abbonamento e il teatro è grandicello, sono quanti? 250 posti. 250 posti, ma non c'è solo l'affitto del teatro, c'è il tecnico che bisogna pagare. L'attrice che dobbiamo pagare. L'attrice che bisogna pagare, il trasporto della scenografia che dobbiamo pagare, la SIA che dobbiamo pagare, poi l'agibilità. Il pubblico che dobbiamo pagare. Quindi sappiamo, è pubblico, siete pubblico pagato, non pagante. Se venite vi paghiamo. Quindi insomma un'altra delle difficoltà che si incontrano. Bisogna quando... andare per gradi, sì. Bisogna anche un po' investire, quindi niente, ci proviamo. Sì, ci proviamo, ci provate. Però è bello che comunque ci sia voglia di fare, voglia di investire, voglia di mettersi, di giocarsi la faccia. Anche, sì, ma molto spesso diciamo questo investimento che facciamo porta anche buoni risultati. Magari poi nella prossima stagione risultiamo in abbonamento in questi teatri. Certo. E quindi tutto ci fa brodo, come si dice. Certo, giusto, bravi. Sì, sì. È la maniera giusta per lo iniziare. Volevo dire in latino, però ho guardato Tiziano. Brodum. Dire in brodus, brodum, però. Brodum. Brodum magnum. Ragazzi, chi ci ascolta, supportiamo il teatro, supportiamolo, sì, il teatro, perché il teatro è una forma di cultura importantissima. A Roma siamo fortunati, chi è di Roma, che può scegliere veramente tra centinaia di teatri, che è 3-0. E il terzo gol della Roma, attenzione, terzo gol della Roma. Notate che Alessandro Bianconi stava facendo tutto un discorso impegnato, dove gli è proprio cambiato l'umore quando ha sentito. No, non sa più che dire Alessandro, speechless. Questa cosa di non gioire, no, per un successo di una squadra, una persona, che a te non ti cambia niente, perché a te che ti cambia se vince o non vince? Che ti cambia? Tiziana, non c'hai idea che succede qua su questo coso. Se vince la Roma, passa con Liverpool, cioè io veramente mi danno a nascondere, perché io ho tutti, la maggior parte degli amici, purtroppo, che ho, diciamo che hanno un tifo sbagliato, ecco, mettiamola così. Quindi, ma anche io, la maggior parte degli amici che ho votano il partito sbagliato, pensate. Ma dai, sì. Quindi siete delle minoranze, possiamo dire, siete un po' nel caso suo una minorata. Oddio, io sono maggioranza, comunque, a parte questo. No, io volevo dire, c'è Angelo Venezia che poverino non sta bene, non so se devo... Leggiamo, Alessandro Bianconi sei un grande, chiarissimo, cioè lo dice in maniera chiara. Non so se hai cambiato psicoterapia di recente, però io tornerei a chi tocca prima. Alessio, aspetta, che tocca intanto votate la sfida di oggi, sì, di gusti e di tendenze. Qual è il monumento o sito più bello di Roma tra Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Colosseo, San Pietro, Pantheon e San Giovanni in Laterano? I ragazzi, quando vengono qua gli ospiti, devono portare un pezzo di loro, qualche cosa. Loro portano il pezzo di Nerd, ma portano anche un pezzo dello spettacolo che stanno per mandare in scena. E allora adesso gli lasciamo il microfono. Ovviamente è, come dico sempre io, un po'
risicata come rappresentazione, perché loro sono abituati a esprimersi con il corpo e a stare in piedi, a muoversi, la stanno facendo radiofonica, ma ci piace ascoltare un piccolo estratto dallo spettacolo Genitori in affitto, che debutterà il 25 aprile al Teatro Tirso De Molina a Roma. Ragazzi, la parola è la vostra. Allora, piccola premessa, adesso estrapoliamo il momento in cui noi organizziamo il piano per non far risposare i genitori, ok? Siamo pronti? Pronto, Jay? Mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, papà e mamma non devono risposarsi e non devono tornare a vivere qua. Ho capito. Vabbè. Che cosa facciamo allora? Allora, secondo me dovremmo fare un bel pranzo di prova, chiamando Michele e Rosy, sì, ok? Così siamo pronti per affrontare papà e mamma domenica. Vabbè, ok? Allora, tu, Agostino, sì, farai finta di aver aperto uno studio medico qua in casa. Ma bellissima come idea, mi piace. Ti piace? Sì, sì. E tu, Giancarlo, che sei un attore, farai finta di essere gay e vivere qua col tuo compagno. Bellissima. Come gay? Scusa, non ho scusato. Scusa, fa l'attore, vuoi andare uomini e donne? T'alleni per il trono gay. Hai capito? Vabbè. Effettivamente potrebbe anche essere una grande prova d'attore. Va bene, ragazzi, ho deciso, sono gay. Oh. Cioè, faccio il gay. Okay. Vai. Solo ci servirebbe una parola, no? O un gesto per far capire a te, Flavio, quando noi ci troviamo in difficoltà. Giusto. Che proponi? C'ho in mente una parola perfetta per il mio personaggio. Vai. Tenetevi forte. Vai. Sì. Stracchino. Non ho capito. Ma che parola è stracchino? Oh, stracchino, ragazzi. Cioè, lo stracchino è perfetta per il mio personaggio. Lo stracchino non è né carne né pesce. Te credo, è stracchino. No, lo stracchino è gay. Lo stracchino è gay. È gay. Allora, c'è tutta una teoria dietro. In ogni alimento, no? C'è il maschio, la femmina e il gay. Chiaro? Okay. Non so, nella carne c'è il manzo, la vacca e il castrato. Giusto? Nelle verdure ci sono i piselli, le patate e i finocchi. Nel pesce c'è il tonno, l'orata e il nasello. Tutto sommato la sua idea. Ci metti pure te? Ma anche nei formaggi è così. Allora, il pecorino è uomo, ad esempio, e la mozzarella è donna, quindi lo stracchino è gay. E il gorgonzola? È uomo anziano. Eppure pensavo, secondo il tuo ragionamento, che il formaggio gay fosse il camoscio d'oro. Eppure, solo che quello è ricco, no? È d'oro. Si accoppia con la mozzarella in carrozza. Esatto. Ma oh, finite. Sì. Vabbè, Giancarlo, dirai stracchino. Sì. Allora, se lui dirà stracchino, io dirò... Ma che siamo nel Far West? Che non va bene. Ma te pare che arrivano papà e mamma e ti metti a fare... Hi-ha! Allora, prima di tutto è Hi-har, medici in prima linea, dove c'è il dottor Carter. Hi-har! No, non va bene, così. Che dico? Tu farai finta di schiacciare una zanzara. E dici che va bene. Certo. Oh, poi è perfetta per il tuo personaggio. Perché? Scusa, la zanzara fa i prelievi. Io sono dottore, la zanzara fa i prelievi. Bene, dopo questa vi aspettiamo dal 25 aprile al 29 aprile. Al Teatro Tirso De Molina. Fatto un estratto, Grandissimi. Nel frattempo ho cercato anche di fare un po' di regia, ma non ci sono riuscito alla grande. Però insomma, ho cercato di fare un pochino di regia insieme a voi. In diretta su Radio Cigliano si sono fatte le 16:24. Siete all'ascolto di Se Prima Eravamo in Due, la trasmissione del sabato, quella che ci piace fare con attitudine musicale e che stiamo portando alla vostra attenzione insieme a Mirko Cannella, Nicolò Innocenzi e Jay Libertino, i pezzi di Nerd che abbiamo appena ascoltato nella performance cazzo mi pare del loro spettacolo in scena. Vi lo facciamo rivedere perché ci piace essere testimoni. Dal 25 al 29 aprile al Teatro Tirso De Molina. Ma che nome è Tirso De Molina? È spagnolo. Olè. Te che pensavo era sbagliato, dicevo di Molina. Ma avete fatto la pagina Facebook? È catalano. L'evento ce l'abbiamo, sì. Ah, ok. Beh, no, mi raccomando sui social. Sì. Ma genitori in affitto l'evento. Tocca a me. Torniamo con la musica. Allora, loro sono. Ci sta Angelo che ci dà un'altra battuta sui formaggi. Dice: o svizzero, realmente a sgruiera. Dice: visti i buchi, direi che è navigato. Se la volete aggiungere, la metteremo. Potete attingere. Grazie, Angelo. Allora, io vi porto con un pezzo appena uscito, veramente da pochissimi giorni, tratto da un LP che si chiama Questa nostra stupida canzone. E il brano si chiama Questa nostra stupida canzone d'amore. Ci hanno avuto una grande fantasia, loro sono i The Giornalisti in diretta su Radio Cigliano. Se domani tu
Che giornata. Ammazza, appena uscita questa canzone. Sì, sì, è uscita. Sono quattro gol. Quattro cose, sì, cazzo. Aspettate, parlate che io vi devo raddrizzare. Posso raddrizzarti, Alessandro? Da poco che non mi... L'ultima volta c'erano le Tori Gemelle. Cioè, diciamo proprio, sono tempi ormai. Ma smetti, ma insomma. Dei giornalisti di Ostia sono i dei giornalisti. Sì, sì. Così, mi hanno detto. Poi... Gira sta voce. Gira sta voce. Allora, quindi fammi capire, che succede se la Roma vince col Liverpool? A parte che ti massacrano nelle chat. No, la Roma non vince col sì, Liverpool. Sì, ma se vince con Liverpool, che vince? No, succede una cosa. Mirko ha messo le mani sotto il tavolo. Succede. Devo raddrizzare il tavolo. Succede una cosa che non succedeva dal 1984. Cioè? Ma non c'è questa possibilità, te lo dico, che la Roma va in fine. Non Alessandro, mi sento male a dirlo. Alessandro, mai dire mai, perché la Roma ne ha già fatta una eccezionale. La palla è tonda. Va in finale di che cosa? Di Champions League. La Champions League iniziana è una competizione che si fa tra le prime squadre di ogni campionato europeo. Le prime tedesche, le prime olandesi, le prime di tutti i campionati europei. La Roma, no, non ho la Roma l'anno scorso arrivò seconda nel campionato italiano e quindi ha partecipato alla Champions League. Okay. Cioè, che partecipa la 1 e la 2? In Italia, no, da quest'anno, siccome siamo saliti nel ranking, le prime 4. L'anno scorso, le prime 3. E quindi, chi sono che hanno partecipato? Roma e Napoli. Sì, Napoli. Ah, pure Napoli. E Napoli, sì. Come è andato? Napoli è uscito ai giro, ma c'aveva un girone mostruoso. Il Napoli, perché gli è capitato il Manchester City, cioè una squadra. La Roma ha passato il giro, la Juve è uscita col Real Madrid e la Roma è arrivata in semifinale, che giocherà contro il Liverpool, con il quale ovviamente non ha speranze. Se vince con chi va? Con la vincente. È l'ultima. No, con la vincente tra Bayern Monaco e Real Madrid, l'altra semifinale. Ma è l'ultima. Cioè, sono poi, due semifinali. Ah, se adesso vince, va in finale. In sì, finale? Sì. Ah, ok. Poi, quindi a poi chi è finita. Andata e ritorno. Cioè, Tiziana, non è così complicato. Oddio, io la trovo. Non è complicato. Se vinci, passi. Ma non c'è il rischio. Non... sembra una cosa. Cioè, il grande ex. Non ci vuole Einstein. Sai quelle cose per cui che sei mi darà delle soddisfazioni. Ma tu lo sai, l'avete letto che Salah, le pizze in Egitto, ha preso 1 milione di voti. Sì. Di che? Allora, ci sono state le elezioni egiziane e Mohamed Salah, che ora era un giocatore della Roma, ora giocatore del Liverpool, nonché capocannoniere della Premier League, del campionato inglese, l'hanno votato, non era candidato, 1 milione di persone hanno votato Salah nelle schede elettorali. Cioè, senti, ho letto una notizia oggi che è geniale, secondo me. Un bambino di 12 anni, australiano, litiga con i genitori, prende un aereo da solo e va a Bali, fa 4 giorni in un mega albergo di Bali finché non lo rintracciano. Pure Jay è andata a Bali, però, da Cerignola. Scusate, come fai a prendere un aereo? Ha trovato un aereo di quelli che non è una linea aerea che non ha bisogno della certificazione dei genitori per far volare i bambini dai 12 anni in poi, ha rubato il passaporto a un familiare, ha cambiato la fotografia, ci ha messo la sua, si è presentato, è andato, ha rubato la carta di credito alla madre e è andato. Un genio. Dice: non mi dovete far litigare perché mi incazzo. Grazie. Se capitava a mia figlia, penso proprio che i calci si sprecavano. Ma penso anche a questo qui. Disannuncio, Alessandro, quale carico? La 4. Ok. 3-0. Questa nostra stupida canzone d'amore in diretta su Radio Cigliano, The Giornalisti, terzo pezzo che vi propone Alessio Cigliano in questa sua eclettica, veramente eccezionale, favolosa. Ma pure Le Frick ha segnato, che non ha segnato mai il sanno. Chi è Le Frick? Le Chic. Le Chic. È mio. Io lo so solo se è chic. Sì, infatti. Alessandro. Allora, io presento un artista che forse in Italia è poco conosciuto, ma in realtà ho scoperto poi casualmente che in Giamaica è considerato, ora con esagerazioni del caso, il nuovo Bob Marley. Lui è un artista reggae, ovviamente avete capito. Io ho scelto una canzone abbastanza commerciale rispetto a quelle che fa lui, ma ne fa molte di più rastafari, di genere un po' più vicino a quello che è Bob Marley. È considerato un idolo in patria, in Giamaica sta vendendo milioni e milioni e milioni di dischi. Io ho scelto, ripeto, una canzone un po' più facile, perché era un po' più complicato mettere canzoni difficili. Lui si chiama Proto J, in questo
questo caso si accoppia con Chronix, che è un altro rastaman giamaicano, e il pezzo che ci sentiamo qui su Radio Ciliano è Who Knows. Bello, ci piace l'ambientazione Bob Marley. Beh, poi è estate, sì. Sì. Il reggae è la musica dell'estate. Io volevo dire una cosa, scusa Alessio, ma il mio prossimo brano io non ti avevo chiesto l'originale. No, no. Che è più bello l'originale, però io ti, però avevo fatto, avevo detto tutte cover. Ma dai, ma sentite che roba. E di chi che me l'avevi chiesto? Di Burt Bacharach. E Burt Bacharach non canta, Burt Bacharach no, scrive. No, 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 Burt questa Bacharach. La canta. La cantava anche? Sì. Ah, vabbè. No, più che altro è che io adesso, lui è quello che l'ha scritta, eccetera, mi sta bene. Però dopo la E commerciale non si legge, quindi io non lo dico l'altro. Te lo dico io, sì. Adesso no, lo leggi. No, adesso no. Lo leggi, adesso lo leggi a video. A video in che adesso senso? Lo leggi a video. Ah, ok. Quindi. Ecco, no, è un nome difficile da pronunciare, non lo voglio pronunciare. Ma come è difficile? È una città messicana. Tu che ne sai? È la città che sta al confine con famosa. Famosissima. Sì, dove passa tutto, sì, il narcotraffico, no, messicano per andare in America. Ho capito, ma l'ultima parola, proprio l'ultima, non c'è. Cioè, no, la città quella, si chiama... quella è un regista italiano. Lo puoi... Ma tu ti provi a spiegare cosa a questa, dai. No, allora, io già faccio casino con i titoli delle canzoni, poi se me ne metti pure, vabbè. Mi sono sbagliato. Tiziana è la dimostrazione, veramente, ragazzi, tutti vi potete laureare. Tiziana è proprio... cioè, ce n'è per chiunque, veramente. Ma sei solo bravissima. Tiziana, è arrivato un messaggio poco gradito a Mirko. Forza Liverpool, ho letto qua. Davvero. Nella chat. Chissà chi è stato. No, ma non si sa. Io no, ovviamente, io sono sportivo. Certo. Io sono neutrale, neutrale. Io comunque, neutrale. Sappiate io. Una cosa. A me piace il calcio. Sappiate una cosa, che in questo momento gioca la Roma. Se avesse giocato la Lazio, Alessandro non sarebbe stato qui. Infatti. Prendete la parte buona. Oddio, buona è una parola forte. Però, insomma, ecco, prendete l'altra parte della questione. Ecco così. Vabbè, ma io no, io guardo il calcio, certo, poi il Liverpool. Insomma, vabbè. Bella squadra, bella grande squadra, squadra, grande squadra, grande squadra, bel gioco, sicuramente. Sì, bella squadra. Grande allenatore Jürgen Klopp. Grande allenatore. Ma come fai a ricordarti? Cioè, io non mi riesco a ricordare che ho mangiato ieri a colazione. Te ti ricordi il nome dell'allenatore del Liverpool? Quando è una passione. Da allenatore della Premier League, credo tutti mi ricordo. Cioè, non è che ce n'è uno con lo sarto. Cioè, Tiziana, perché io seguo. Io non ho capito neanche gli allenatori di che cosa hai detto, quindi figuriamoci. Brava, vabbè. Tiziana, ma comunque, tu continua a vivere nell'ignoranza, che è l'ambito tuo. Disannunciamo e poi tocca a Tiziana. Ho già caricato il pezzo, quindi siamo pronti. Proto J featuring Chronix, Who Knows, pezzo del 2015 dall'album Ancient Future, ma adesso sta lavorando ai nuovi pezzi che saranno in uscita poco prima dell'estate, adesso del 2018. Grandissimo artista, vi consiglio anche di andare su YouTube a vedere il video di questa canzone, ne ho viste anche altre, ovviamente video chiaramente giamaicani, il mare, il sole e palme, però carini e simpatici. E parlando di video, parlando di video, voi mi avete portato una presentazione, un trailer video del vostro spettacolo teatrale. Sì. Questo adesso non possiamo sentire che cosa succede, ma insomma l'ho sentito. Il mio personaggio è narcolettico, da come si può vedere. Guardatelo, che ecco, credo che proprio che boom, va giù. Ogni volta che si emoziona sviene. Ma questo è un clip di cosa? Non ho capito. È la presentazione video del loro spettacolo teatrale. Ah, abbiamo fatto un trailer cinematografico. E lui è un altro ragazzo. Carino. Ah, non l'avete fatto a teatro, quindi. Lui è il quarto pezzo di Nerd che fa il muratore nello spettacolo. Ecco. Giovanni il muratore. Giovanni il muratore. Invece quindi Nicolò fa l'aspirante dronista e Jay è un dottore, diciamo, anche se non è un infermiere, però lui... Non lo sa neanche lui. Diciamo che mi spaccio per tante cose. Sentite un po', ricordiamo anche tutte le persone che vi supportano tecnicamente nello spettacolo, scenografie, insomma, luci, datore luci, fonico, che se ve li ricordate, se volete citarli, insomma. Allora, regia Fabrizio Nardi. Aiuto regia Nico Di Renzo. Poi abbiamo Luci, Danilo. E poi abbiamo Nazareno Mattei, che ha contribuito, insomma, con la scrittura e la scenografia.
E poi abbiamo Alex Polidori. Alex Polidori che ha fatto la canzone, per lo spettacolo. Ah, infatti, quella la colonna sonora. Addirittura colonna Alex Polidori. Che sarà ospite qua a Radio Cigliano la settimana prossima. Ma perché è un vostro amico? Sì. Ah, ma dai. Abbiamo anche realizzato il videoclip della canzone che uscirà ufficialmente lunedì, dopodomani. Sì. Io l'ho già visto. Già visto? Quello nuovo, la canzone nuova. No, è un'altra cosa. Proprio dello spettacolo. Cioè, ah, no. Poi ringraziamo Federica, Cantieri. Ah, sì, prego. Federica Frassetto che dà i gioielli, insomma, a Lorenza Giacometti nello spettacolo. Quindi è un poi piccolo sponsor. Poi senso. Si riprende, forse, che dice la crisi c'è per tutti. Ringraziamo i Cantieri Sonori che hanno realizzato insieme ad Alex la canzone Genitori in affitto. E Art Store Agostinelli per scenografia. Il materiale scenografico. Un po' di persone, mazza, sì, una bella compagnia. Intanto sì. Ignazio ci manda una foto del Politeama di Palermo. Guardate che meraviglia! Allora, veramente io, bella. Ci siamo stati. Lio e Mirko abbiamo avuto dei biglietti gratis. Ti ricordi? Ci sono regalati i biglietti. Sì. Ci siete stati a guardare qualcosa. No, siamo entrati io e Mirko e un signore gentilmente ci ha offerto questi biglietti perché lui non poteva più assistere allo spettacolo. Ammazza, che fortuna! Ma solo che noi avevamo spettacolo la sera, lui dall'altra parte. E quindi? E li abbiamo donati. L'avete ridonati ad altre persone. Torneremo a Palermo, no? Eh? Torneremo a Palermo ottobre-novembre. Ottobre-novembre. Con il nuovo spettacolo. Un terzo ancora. Nuovo spettacolo. Ah, ma state preparando un terzo? State ancora preparando un altro spettacolo? Ma no, nuovo. In teoria, mo vediamo un attimo. Ci stiamo lavorando, però. È in nuce, ti piace, Tiziana? È in nuce. Sì, ci piace. Ok. 16:37 in diretta su Radio Cigliano. Se prima eravamo in due, tocca a Tiziana. Allora, il mio prossimo brano doveva essere una cover, ma per colpa di Alessio non è una cover, però è un consiglio. È un consiglio che io vorrei dare agli uomini che sono completamente incapaci di corteggiare le donne. Se ai miei tempi qualcosina si riusciva, oramai proprio questi giovani d'oggi hanno proprio completamente perso. Allora, mo c'è WhatsApp, capite, c'è tutta Tiziana, ecco, non tromba, questa canzone, cioè basta mandare un WhatsApp con questa canzone e vi cascano i piedi. Ma che ci vuole tanto? Cioè ci vuole tanto, vabbè, niente, perché non ci avete proprio i pensieri, lo capisco, va bene. Puoi anche mandarla, perché il titolo di questa canzone è This Guy's in Love with You ed è cantata da e composta anche da Herb Alpert and Tijuana Brass. La canzone è composta da Burt Bacharach. No. sì, è di Burt Bacharach la canzone. Ma non è di Herb Alpert. No, Herb Alpert. Allora, ha scritto il cioè, testo, Tiziana, allora. Quello che ti stai dicendo, quindi io mando un WhatsApp, questa canzone è trombo. No, sto dicendo no, che la fai innamorare, io parlavo d'amore. Io non, ma no, Tiziana, non dici se cazzate, okay. Dai, parliamo di cose d'amore. Serie, no, dell'amore. Questa canzone venne fatta per uno spettacolo televisivo, venne incisa per uno spettacolo televisivo e non doveva essere un singolo. Andò in onda nel 1968, il momento in cui fu creata, e fu un così grande successo che la Warner dovette stampare in fretta e in furia il disco perché lo volevano tutti quanti. Pensa come nascono alcune canzoni, nascono alcuni singoli in maniera casualissima. Sì, dunque ragazzi, ma se qualcuno volesse partecipare insieme a voi, cioè volesse sottoporsi alla vostra compagnia, al vostro a voi, per lavorare insieme a voi, per poter fare teatro insieme a voi, accettate anche persone esterne che collaborazioni, certo. Scrivete sulla nostra pagina Facebook, proponeteci qualcosa, noi ne parliamo, siamo aperti a tutto. Giusto, sì. Jay? Tutto? Jay mi guarda e fuma. Jay mi guarda e fuma. No, perché poi comunque siete un bel team e fate una bella un bel lavoro di gruppo. L'avete scritto a 14 mani addirittura questo spettacolo. Quindi insomma mi immagino che ci sia. Il prossimo sarà bella a 40, partecipazione. A 48 mani. Vabbè, fate un contest su Facebook praticamente per decidere. Sì. Allora, vi ho detto del fatto che domani ci sarà la trasmissione del Gran Galà del Doppiaggio alle 15, quindi sintonizzatevi su Radio Cigliano. Giovedì ci sarà Dopo Cena Con, venerdì c'è una nuova rubrica con dei ragazzi che mi hanno proposto un format, mi è piaciuto e l'ho mandato in onda. Loro vanno in onda il venerdì alle, alle 18 su Radio Cigliano, e sono gli amici
amici del venerdì che presentano La Casa della Pannocchia. Tre amici che si riuniscono intorno a un tavolo con un sacco di birra e tanta voglia di ridere, sono di Busto Arsizio. Loro non sono in video su Facebook, ovviamente, perché mi danno solo il format radiofonico, che va anche in onda su altre radio, ma mi piace ripeterlo anche su Radio Cigliano. Quindi il venerdì alle 18 scaricate l'app per iOS o Android per il vostro telefonino e ascoltate Radio Cigliano, perché ce n'è, ci si ride veramente parecchio. Gli amici del venerdì, La Casa della Pannocchia, su Radio Cigliano, tutti i venerdì alle 18. Allora, vorrei specificare che Alessio, quando fa così, non fa il saluto romano, è che praticamente gli va fuori fuoco la videocamera. Vabbè. E quindi mette il fuoco, che è la sua manona gigantesca, e ci mette il fuoco, capito? Io ci metto il fuoco, tu che ci metti, Tiziana? Niente, io vengo sempre a fuoco, poi con questa telecamera, questa fichissima che c'ha la cosa davanti, l'effetto calza davanti, e quindi non c'ha, guarda, non c'ho manco una ruga, guarda. Barbara Ducci. 10 secondi, attenzione, disannunciamo, e poi ragazzi, quale carico? La 3. Grazie. Grazie, Tiziana. This guy's in love with you. Sempre via Alberto Sordi, proprio. This guy's in love with you. Ma dico, ma che ci vuole? Cioè, io proprio, siete privi di fantasia. Proprio privi di fantasia. La parte lo sa. No, non lo so, ma forse pure... voi avete degli approcci un po' più... Voi siete fidanzati, innanzitutto? Lui è sposato. Ma una volta... Addirittura? C'è pure un figlio. C'è pure un figlio. Più grande di lui, più grande di me. È l'unico caso nel mondo. Perché voi non lo potete dire, mi sembra. Noi no. Non lo potete dire perché dovete rimanere. Allora, devi sapere, noi siamo quattro, però tre, come si dice, sono uguali un po' per tutte e uno cambia sempre. Ad esempio, siamo quattro, però tre sono ricci e uno e lui liscio. È liscio. Okay. Ah, ok. Tre hanno gli liscio occhi... è una parola forte comunque. Vabbè. Così, più o meno. Cioè, tre abbiamo gli occhi chiari. Lui è scuro. Certo. Tre sono single e uno è sempre lui, poi diverso, sempre lui per dire. Però poi alla fine, però è la verità delle cose. Abbiamo ipotizzato nel 2030, loro sono sposati, io mi sono divorziato, quindi sempre c'è stato un periodo che tutti e salutiamo tre, la moglie di salutiamo Jay, salutiamo Francesca, la moglie di Jay, che sta facendo le valigie. Francesca sta facendo le valigie, le tue valigie. Mi è arrivato un messaggio, aspetta, ecco, le valigie quelle lasciate sul pianerottolo del di dedica, casa, no? Con una dedica di una canzone molto la valigia, le valigie sul letto. Sono dal portiere. Perfetto. Viaggio. Chi di voi annuncia il prossimo brano? Eccomi. Nicolò, allora, sei il prossimo pronto? Brano che andremo ad ascoltare è un brano bellissimo, perché dobbiamo vincere. No, ancora non è partito, quindi posso parlare quanto... Ah, è partito? No. Tanto c'ha l'intro. Sì. Eccolo qui, dall'album Domani smetto, gli Articolo 31 con 2 su 2. Vai. Grande, beccato l'intro, grandissimo. Andiamo. Quando ancora erano Articolo 31, sì. J-Ax e DJ Jed. Allora, io devo fare delle cose, quindi andate avanti voi. Ma non c'è la clip amatoria? È il prossimo. Poi dopo spiega perché. Ah, ok, certo, ok. Certo. E dobbiamo fare una... Riepilogation. Sì, riepilogation. Doveva spiegare una cosa lui, fallo spiegare. Ma chi doveva spiegare Nicolò, una cosa? Dopo. Ah, spiega. No, perché questa canzone... Abbiamo... Dopo, vabbè, dopo. Spiegalo. Ah, lo spiego. No, vabbè, quindi Ale, ti stavo dicendo. Arrivederci. Io devo andare in bagno. A domani, ciao a tutti. No, quella cosa che ti interrompono quando cominciato è terrificante. Sì, cioè no, le Iene ci ha fatto, ci ha accampato per 10 anni che faceva le cose e poi quello glielo interrompeva. Vai, dici, spiegaci. No, è la canzone di Ho adottato mio fratello, diciamo, il finale di Ho adottato mio fratello, tant'è che parla appunto della storia di due fratelli completamente opposti, quindi così. Ma tuo fratello è vivo? Certo. Sta bene, tutto a posto? Sì, è un po' imbalsito per l'età. Ma già, non è che da giovane era... Non era monastica, sì. Però. Ciao Enzo. Ciao. Sentite, ma facciamo una cosa, anche se non siamo in onda, però per gli amici di Facebook, facciamo le riepilogation, perché ce lo siamo dimenticato. Alessio ha passato Barry White, Never Gonna Give You Up, Rod Stewart, Baby Jane e The Giornalisti, questa nostra stupida canzone d'amore. Alessandro ha passato i Maneskin con Morirò da Rei, Foo Fighters con Walking After You, Protoge featuring Chronics con Who Knows. Tiziana ha passato Amy Winehouse, The Girl from The Girl from Ipanema, così Alessandro è contento. Anna Oxa, Prendila così. Herb Alpert con This Guy's in Love with You.
Jay ha passato la prima elementare, Massimo della quinta. E i pezzi di nerd invece hanno mandato in onda Adriano Celentano Svalutation, gli articolo 31, i 2 su 2 e Maroon 5 con Cristina Aguilera, Moves Like Jagger. Oh yeah! Votate, oh yeah. Votate, votate! Stiamo aspettando i vostri voti. I pezzi di nerd! Votate noi! Votate, votate sulla chat di Facebook al 328-7948-796, dove potete anche mandare il vostro controselfie. Io mi appropinquo per fare il selfie di giornata insieme ai pezzi di nerd, quindi mi raccomando, continuate a parlare perché dobbiamo sporcare il brano. Fate okay, qualcosa. Giustamente, fate giustamente, se no ce lo bloccano. Se no Facebook ce lo blocca. Ho voglia a fare il controselfie. Parlare, raccontare. Ma sono pronto! Eccoci. Oh, foto. Eccolo qua. Eccoci. E siete pronti? E uno, ne faccio due. E tre. E una. E due. Ok, allora adesso sta a voi mandare i vostri selfie, le foto di dove siete, quello che vi pare, al 328-7948-796. Il più bel selfie. Brava. È piccolo, piccolo, piccolo. Il selfie più bello verrà premiato con un biglietto omaggio per il nostro spettacolo. Beh, questa è una notizia, okay. Questa è una notizia. Inedito, eh? E questa... non vi dico se votate noi. Che cosa può succedere? Quale cosa troverete al botteghino? Amore, foto manca, di Niccolò nudo, eh? Per pronti dire, al per disannuncio dire. Fra 8 con secondi. Con lente di ingrandimento occlusa anche. Sì, sì. Pronti al disannuncio, attenzione, 3 secondi. E abbiamo ascoltato 2 su 2 degli articolo 31 e andiamo avanti con la diretta. Evviva! Ah, hai capito? Ah, si sta proprio allargato, Pischello. Beh, vabbè, perché è poi via. La radio quando te prende la mano, te prende la mano. Ah, sì, vai alla grande. Guarda, con la radio. Neanche no, in altri casi mi prende la mano, vabbè, anni di esperienza. Hai segnato Franca che mi capisce e capisce la mia musica, hai segnato il voto per me di Franca. Io veramente ho fatto qualcosa di malvagio, io veramente nella vita passata sicuramente perché in questa no. Voglia. Allora vi trasmettiamo adesso la clip dell'Ars Amatoria, sempre curata da Andrea Checchi, e questa clip si intitola L'unico dolcezza... uomo salvato da una vocale, è vero, ricordiamolo, dolcezza e pazienza sono qualità fondamentali, bisogna usare parole dolci, il rapporto non deve essere un continuo questionare, vero Alessandro? Non mamma si può stare mia, sempre due a discutere. Coglioni, guarda, lui forse un po' me può capire. Questionare lo fanno le mogli per natura, perché le mogli portano le liti. Con l'amante bisogna usare solo, è arrivata Tiziana, sei di qua la telecamera, bisogna usare solo parole dolci e lusinghe, e se la lusingherai l'amante sarà contenta delle tue visite. Questa è l'Ars Amatoria di Andrea Checchi su Radio Cigliano. Fare conquiste nell'antica Roma? Il romano medio non pensava certo ad estendere l'impero. Ecco i più bei consigli d'amore per lui e per lei dall'Ars Amatoria di Ovidio. Andrea Checchi su Radio Cigliano. Due qualità fondamentali, dolcezza e pazienza. È soprattutto un atteggiamento accondiscendente che può favorirti nella conquista di un cuore, mentre al contrario un modo di agire astioso smuove antipatia e fa nascere scontri crudeli, fidati. Al bando le liti e gli scontri che nascono da parole piene di fastidio, un tenero amore deve cibarsi di parole dolci. Ci pensino le donne sposate a mettere in fuga i loro uomini con le liti e i mariti a far scappare le mogli, a credere che un rapporto è un continuo questionare. Questo genere di vita è per le mogli che per dote portano le liti. L'amante, invece, deve ascoltare sempre le paroline che vuole lei. Non vi siete mica messi nello stesso letto perché ve l'ha imposto la legge. L'unica legge che regola il vostro rapporto è amore. Alla tua donna porta dolci lusinghe e parole che è un piacere ascoltare, in modo che possa essere contenta delle tue visite. Io sono un maestro d'amore per ricchi, non ha bisogno della mia arte chi può donare. Chi dice prendi quando gli aggrada, ce l'ha già la sua intelligenza. E di fronte a lui io mi arrendo, perché costui è apprezzato più di tutte le mie trovate. Io sono un vate per i poveri, perché ho sempre amato in povertà. E visto che non potevo fare regali, regalavo parole.
Il povero si è accorto quando ama, eviti di parlare male e sopporti molte cose che i ricchi non devono sopportare. Mi ricordo di quando una volta arrabbiato ho rovinato la pettinatura della mia signora. Quante giornate mi ha rubato quell'arrabbiatura. Una volta ha detto che le avevo strappato la tunica e gliel'ho ricomprata con i miei soldi. Ma voi, se avete un po' di cervello, non commettete gli stessi errori del vostro maestro. Risparmiatevi i danni che io ho subito solo per mia colpa. La guerra scatenala contro i parti. Invece, con un'amante raffinata ci sia pace, divertimento e tutto ciò che può essere motivo d'amore. Se non sarà dolce e compiacente con te che invece l'ami, coraggio e resisti. Presto diventerà mansueta. Un ramo d'albero si curva e si piega se usi precauzione, ma se lo adoperi per provare le tue forze, lo spezzi. E ricordiamocelo perché è importante. Che ne dici di questa clip, Alessandro? Cosa è cambiato in 2000 anni? Niente. È tutto uguale, vero? Nessuna delle clip. Le donne rompevano i coglioni 2000 anni fa e rompono pure adesso. Ma guarda che tremendo. È tremendo. Ma, scusa, fatemi capire una cosa. Mi sei squagliato il cucchiaino. Il bastoncino. Cazzo, è l'acido. No, cioè, ma che ci hai messo l'acido? Perché in radio? Perché in radio in questo momento. Ma che è il Nespresso al muro? Muriatico. Perché in radio in questo momento Tiziana si è fatta un caffè, un Nespresso che si è squagliato tutto. Forse era già rotto, dai, non è possibile. No, vabbè. Si vede? No, vabbè, ma com'è possibile? No, quello è il gianduiotto. No, è il gianduiotto. Perché Tiziana se lo fa anche stradolce. Perché non ha problemi di linea, Tiziana. Certo che no. No, ormai abbandonati proprio da anni. Completamente abbandonati. Abbiamo fatto, nei fuori onda abbiamo fatto un riepilogo per voi che siete in radio. Lo rifaremo tra un po' per ricordarvi di votare anche la sfida musicale che sarà attiva tra poco. Per ora è attiva solo la sfida di gusti e di tendenze, che recita: qual è il monumento o sito più bello di Roma? Abbiamo un'incursione! Un'incursione in campo! Questo è genitore in affitto, ma ce l'ho pure io, ce l'ho pure io, Eccolo qua. Sì, ma grande, grandissimo. Vediamo se riesco ad andare avanti. Allora, qual Paolini. È il monumento sito più bello di Roma? Tra Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, il Colosseo, San Pietro, il Pantheon e San Giovanni in Laterano. Venite a vederci su Facebook che stiamo veramente sforando e cazzeggiando. Grandissimi pezzi di nerd che sono con noi oggi a Se Prima Eravamo in Due. Tocca a me, vi porto nel 1973. Se vi dico Gilbert O'Sullivan, voi non lo conoscete. Jay-Z. È un cantante irlandese. Irlandese. Di origini irlandese. Irlandese. Si è fatto conoscere nei primi anni 70 per questo brano principalmente. Dopodiché è stato forse una meteora, almeno in Italia. Ma questo brano ce lo ricordiamo veramente tutti quanti perché è strepitoso. Ed è una canzone che inneggia al suicidio. E forse ed è per questo che in Italia è andata meglio che in Inghilterra. Gilbert O'Sullivan, Alone Again Naturally. No, però guarda, ma che brutta una canzone che inneggia al no suicidio. come non so se avete visto lo spettacolo di Maurizio Battista, e lui dice una cosa molto vera, cioè sempre ridendo. Aita Alessio, che succede? È partito il monitor, il video non si vede più. Ah, adesso vi do una mano io. E Maurizio Battista dice una cosa: in Italia noi abbiamo la più bassa percentuale di suicidi in tutta Europa. Te credo. E siamo, dice, perché noi abbiamo un antidoto. Il popolo italiano, soprattutto i romani, hanno un antidoto. Questo antidoto si chiama sti cazzi. Perché noi, no? Cioè, risolviamo più o meno tutto. Dicevo, guarda, ne hai pagata la bolle, vabbè, sti cazzi. Cioè, dicevo, c'è il mute, è scaduto, le vanno a casa, vabbè, sti cazzi. C'è, è come se fosse pagato, no? C'è il tumore alla prostata. Sì, sti cazzi, capito? Noi abbiamo questo antidoto che ci fa abbassare la percentuale. Cioè, gli altri fanno tutti i problemi. C'era un gruppo Facebook, no? Il 70% dei problemi si risolvono con sti cazzi e l'altro 30% con ma vaffanculo. Ma in realtà è la verità, cioè, noi romani abbiamo sta medicina. Era l'Accademia della Costa. Beh, io ho visto
un documentario tremendo su paesi nordici, Scandinavia, Norvegia. Vabbè, lei è buia, è buio pomeriggio. E c'è della gente... Ci ha fatto film che Cozzalone su sta cosa. C'è addirittura della gente che muore dentro casa e se ne accorgono dopo un anno e mezzo, no, perché hanno tutto domiciliato, le bollette continuano ad essere pagate, magari la casa è tua. Dopo un po' si rendono conto che tu non ci sei più, non hai amici, non hai niente, e ti vengono a cercare e ti trovano mummificato dentro casa. Però noi siamo più latini. Bella tristezza. Siamo veramente più latini. Sì, 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 no. Infatti nel suicidio proprio... Non fa parte del nostro DNA, diciamola in questa maniera. Questa è una canzone che inneggia un po' al suicidio, che poi si risolve, diciamo. In Inghilterra, nel Regno Unito, non ha avuto un grandissimo successo, ma in Italia è una canzone riconosciuta e anche data per romantica, no? Sai quando... Amore, lo sai che mi voglio ammazzare. Sì, praticamente. Ma quante volte ci è capitato di cantare una canzone senza saperne le parole, no? Di ascoltarla in inglese. A Tiziana però, sempre. A Tiziana tutte, non ha mai capito una parola d'inglese. No, d'inglese, ma perché? De francese, de spagnolo? No, ma dimmi una a caso. No. A parte italiano e napoletano, io non parlo nulla. Tiziana, allora, manco help sa cantare. Però io già che ho le nuove generazioni qua, io sono curiosa, voglio sapere un po' di cose loro. Tipo voi, allora, quindi, come rimorchiate, visto che This Guy's in Love with You voi non la mandate per WhatsApp? Che come rimorchiate? La droga dello stupro. Prima di tutto, credo sia il metodo principale, normale, classico. Certo. Poi? Che altri fate voi? Che ne so? I soliti approcci su WhatsApp, ve ne nascondete dietro al telefonino? Diciamo che adesso è un po' difficile. In che senso? È difficile trovare una ragazza. Una ragazza che ci sta? Ma non sei aspirante dronista là? Sto mandando tutte le richieste a Maria, spero che... Il grande fratello, insomma, vabbè, il grande fratello sono soldi, scusa, moldi là, senza sputarci troppo sopra. È una via traversa, insomma, per... raggiungere. Scusate, comunque... devo disannunciare un attimo. Ma siete salvati. Detto bene. Gilbert O'Sullivan, Alone Again Naturally, in diretta su Radio Cigliano. Questo è l'ultimo pezzo che porta la vostra attenzione oggi, 21 aprile 2018, a Se Prima Eravamo in Due. Ne volevo portare tanti altri, volevo rallegrarvi, rassicurarvi, farvi godere della bella primavera che stiamo vivendo in questo momento. Ma il tempo è tiranno. Ma che ne so, quindi... mamma mia che palle. Signori, questo era Alessio a due per i romani. Quindi allora, siccome ci stava raccontando appunto come rimorchiano a come questa approccio. Età, cioè, il maestro, l'approccio, no, perché adesso l'approccio è così scontato, appunto. Vabbè, ma Tiziana, allora fai tre bei ragazzi, ci hanno già partono avvantaggiati, capito? Cioè, uno è fuori perché è chi sposato, l'ha detto? Quindi cioè, è il primo lui. Qual è il tuo detto? Il mio detto è occhi e mani non si sposano mai. Francesca è contenta di questo detto? Non lo conosce. Allora speriamo che non ci stia guardando. Porca troia. Ma non gliel'hai detto che stavi qua, ovviamente. Sì, ciao. Francesca, ciao. Ciao. No, ciao, non mi ricordo. Pensa che adesso la devo dedicare. Com'era che si chiamava la canzone prima? Mandagliela subito su WhatsApp, così metti subito una toppa alla grezza che hai fatto. Quindi niente, non me lo volete dire, insomma. È lui il maestro. È maestro single. Pure io dico che ci sto bravo, c'è una marcia in più, eppure sono single, quindi voglio dire, a un certo punto qualcosa che non va, ci deve essere. Brava. Diciamo che adesso sono le donne che ci provano con noi. Ah, proprio, ok. E quindi voi scegliete. Capito? Ah, ma è difficile infatti trovare una donna, cioè, nel senso, per carità, seria, in gamba, ormai tutte le ragazze che magari ti mantiene, c'ha un lavoro, ti mantiene. Vabbè, ma come la fai dura, cruda? Tiziana sta a fare un approccio, non ho capito. Ma con chi? Con lui? Potrebbe essere mio figlio. Che c'è? No, forse mio figlio noi. Quanti anni hai tu? 27. Sì, potrebbe essere mio. Sì, Tiziana, il tuo boy va di moda adesso, ma basta, non so manco più mio. Allora sta a fare una che te mantiene, sembrava che capito, di una c'ha lavoro. No! Era chiaro l'intento. Però con i social dai, è molto più facile, no? Con insomma, i social. E quindi l'approccio è tramite mi dai social. Il numero, mi dai Instagram, mi dai il tuo Facebook. Come stai su Facebook? Tiziana, manco i social riesce, no, non c'è modo. No, proprio. Genitori in affitto è lo spettacolo dei pezzi di nerd. Vediamo la locandina in questo momento su Facebook, che debutta il 25 aprile, dal 25 al 29 aprile al teatro Tirso De Molina, via Tirso 89 a Roma. Potete prenotare il vostro biglietto se volete andarli a seguire. Da quello che abbiamo visto oggi,
oggi è uno spettacolo frizzante. Sono anche direi che è pronto, perché vi ho visti con tempi perfetti in questa scansione che è un po' radiofonica che avete fatto dello spettacolo. Andateli a vedere i pezzi di Nerd, Mirko Cannella, Nicolò Innocenzi, Jay Libertino e Michele Iovane e Lorenza Giacometti. Sono loro in scena al teatro Tirso de Molina. Tirso de Molina sembra il teatro Barcellona, il Tirso de Molina de Madrid. Alessandro, Tirso de Molina Madrid. Allora, io ho tirato fuori una canzone consigliatami da un nostro ascoltatore, lo ringrazio di questo, una canzone suggeritami dal mitico Stefano, che è una canzone di neomelodico napoletano. Ora voi già partite, no, non è vero. Allora, questa canzone, diversamente dal neomelodico che metto io, che è quello proprio di livello infimo, proprio quello... no, ma no, magari, magari. No, sì. Quello è d'autore. Io ho messo Ivan Granatino, ma che ne sai? Che ne ho messo sei? Io ho messo degli artisti che veramente... Questo è un bel pezzo, un pezzo molto romantico, mi dicevano molto coverato da vari artisti, anche forse di livello superiore a quello che è Andrea Sandino. Ce lo sentiamo però volentieri qui in diretta su Radio Cigliano. Come ho detto lui, Andrea Sandino, e il pezzo molto romantico si chiama Abbracciame. Tiziana, hai sentito quando fa la voce? No, l'hai sentito quando fa la voce? E tu invece l'hai visto quando ti sta bruciando il parquet con la sigaretta? Ma questo sta facendo? No, io voglio che ci dici il titolo dell'album. E adesso lo leggerà. No, Tiziana, sei te napoletana. No, voglio che ci dici il titolo dell'album. Wanema. Ah, vero? Vedi? E che vuol dire? Devi mortacci tua, forse manca dopo, ma non lo so. No? Anima, come dire ammazza, cioè, anima. No? E poi è onomatopeico, no? È giusto? Quindi si capisce già dal tono. Onomatopeico. Senti, Tiziana, onomatopeico è dal dentista, fanno onomatopeico. Non so cosa vuol dire. Non lo so dire. Io non lo so dire onomatopeico, Tiziana, sono parole difficili. Sono parole difficili, sì, lo capisco. Allora, il fatto che Alessandro abbia messo un brano romantico mi fa cominciare a preoccupare per la vittoria della sfida, ovviamente. No, Tiziana, è primavera pure per lui. Stai andando sempre dallo psicoterapeuta, tu sempre tutto le medicine le prendo, le il Sorkenol che dicevo prima, lo Zinnamil anche prendo, ne prendo un po' tutte, stai tranquilla. Idiota. Vabbè, comunque stranamente noi siamo contenti, noi ascoltatori siamo contenti che Alessandro ogni tanto sia anche un po' romantico, visto che è un buzzurro tremendo. Ok. Quindi io sì. Ma io sono un ragazzo di sani principi, sì. Non diciamo cose. Sani principi pure, però insomma, diciamo tutto il resto che ti manca. È quello, ecco. Sì. Va bene, allora, quindi abbiamo scoperto che, abbiamo confermato la mia tesi, ovvero che i giovani per gli approcci sono ancora social. Più tristi dei miei coetanei che ultimamente zoppicano un po'. E praticamente vanno proprio tramite social, che è facilissimo, perché tu scrivi una cosa, dopodiché puoi dire pure guarda non era per te quando quella ti manda a quel paese. Ma non è vero, come fai? Se l'hai scritta. No, perché gli dice è facile. Tiziana, ma i tuoi coetanei. Dice voglio uscire come. Allora, ma come ti approcciano? Allora, ma con chi ti misuri te? No, allora, dimmi come ti approcciano. Come allora tu gli scrivi, no? Scrivi vuoi uscire con me? E quella tu gli scrivi a lui. No, lui scrive a lei vuoi uscire con me? E quella gli risponde sparisci sgorbio. E allora lei dice e allora lui succede? Che fa? È capitato. E sparisci ragno? No. Okay. Vabbè, comunque, e quindi tu a quel punto fa oddio scusa stavo in un'altra chat, ho sbagliato, non era per te, e così hai limitato la grezza, capito? Invece da noi ai tempi nostri queste cose non c'erano, quindi quando Alessandro mi diceva vuoi uscire da me e io gli dicevo sparisci sgorbio, io non t'ho mai detto ringraziando Dio c'avevo gusti un po' più decenti, però l'hai pensato però qualcuno l'ha fatto. Alessandro, non me l'hai mai detto . Perché ero la donna del tuo migliore amico e non brava, me lo potevi non te lo dire. Ma io ho sofferto di questa cosa. Lo so. Negli anni mi sono lacerato le carni pensando a questa cosa. Lo so. Ok, va bene. Mi sa che abbraccia mi sta avvolgendo al termine. Gran beh, pezzo. Ancora ci abbiamo 30 secondi, quindi potete ancora continuare il vostro siparietto. Per carità, io non vi voglio fermare. No, poi voglio sapere tanto. I tuoi coetanei oggi come se t'approcciano. Ah, sicuramente dubbio, meglio di loro. Come fanno? Beh, che fanno? Qualcuno si nasconde dietro le chat, sì, certo. Leone da tastiera. Sì. E invece a noi non c'è più. A noi donne ne avevo le vostre. Sbatte marmuro. Tiziana, dai, Gesù.
sempre piaciuta sta cosa. No, sì, no. A noi ci piace l'uomo coraggioso. Coraggioso. Però non riesco a capire perché invece le signore grandi ci provano con noi. Tipo lei. Attenzione, è così bravo. Vai Ale. Andrea Sannino, abbracciame, ultimo pezzo della playlist di Alessandro con il quale chiudo questo pomeriggio di sabato 21 aprile nella mia selezione musicale. Ok, allora stavamo parlando di approcci tra donne mature e giovani virgulti. Certo. Allora, ma perché quindi capita davvero sta cosa? Ma no, no, capita. No, aspetta, no, perché vabbè. Si è riaperto questo dibattito, insomma. Okay, sì, capita. No, e voglio sapere, ma è a paradossalmente... voi interessa? Ma a te perché ti dovrebbe interessare una tardona quando puoi avere una perché super... esperta, perché... Ma che spiego. C'entra? No, ma anche a parte il caso tuo, cioè nel senso, sulle sono tardone. Le tardone che magari... voglio dire, però tu non ci stai, perché ovviamente che ci fai? Se, guarda, ci stanno, guarda, ti che mica stanno tutte come te, stanno pure quelle che si mantengono bene. Vaffanculo. Cioè, ci stanno anche quelle che si mantengono bene, mica stanno tutte come te, cioè... Uno può anche interessare una signora di una certa età. Sai quando la vedi e dici: Madonna, ma tu sembra che abbia 30 anni e invece ne ha 62. Quindi diciamo che questo, insomma, fa questo approccio. Dopodiché ti viene a prendere fuori scuola, ti porta da McDonald's, ti prende l'Happy Meal, fa queste cose. Non so, insomma, di cosa stai parlando. Beh, io se dovessi avere un approccio con te, ti prenderei, ti porterei da McDonald's a prendere l'Happy Meal, no? Tiziana, dipende da che cos'è l'Happy Meal. C'è un secondo senso, oggi no? Si dice così. Lo porti al negozio della Lego, quindi moderno. Costruiamo, esplora pure. Non sì, so che posti certo. Vi piacciono. Non so. Explora l'Happy Meal, sì, esplora l'Happy Meal e te leggo. Poi quindi, vuoi vedere la mia Millennium Falcon? Vabbè, andiamo avanti. Quindi tocca a me. Quindi sì, sì, tocca a te. Tocca a te. Finalmente tocca a me. Il mio ultimo brano, la mia ultima cover ovviamente è il top, raggiunge il top, puoi anche lanciarla, è una cover del 1988 del grandissimo, compiantissimo, meraviglioso Michael Jackson che canta Come Together dei Beatles. Bella. Oh, ha detto tre cose giuste di seguito Tiziana, incredibile. Ma ce l'hai storto, Tiziana? Cosa c'ho storto? No, aspetta, ce l'ho. Se pure ce l'avessi, non ce l'avessi. No, dico il microfono, ce l'hai storto perché ti vedo fuori microfono. Ma dai, ma si sente? Ti sento un po' fuori microfono. Vabbè, insomma, regolatelo. No. Comunque, guarda. No, e poi dillo anche, regolatelo. 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 Questo dovete metterlo in uno spettacolo. Regolatelo. Queste sono le cose tremende. Com'era quella là degli orologi? Com'era? I signori generali regolino i loro orologi. Vai, io non ci sono mai riuscito, vita mia. Signori generali regolino i loro orologi. Pivelli. Com'è la cosa? I signori generali, io la dico piano perché tu la devi di veloce. Certo. I signori generali regolino i loro orologi. E la dici piano, è già sbagliato. I signori generali regolino i loro orologi. Mamma mia, vado in bagno. Vai, 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 tocca a te. Tocca a te. I signori generali regolino i loro orologi. Beh, beh, bravo, bravo. Io sbaglio subito. I signori generali regolino loro orologio. Sono i gianduiotti questi. Sì. Gianduiotti che c'è ancora in bocca. E poi rimango qua. No? Però, vuoi quei kiwi che per me è complicatissima. E una cosa che mi sono trovato su un copione che ho detto: ma mi state a prendere per il culo? Dove viveva Vivian? Ah, che l'ho trovato su un copione. Ed è difficilissimo. Allora, io comincio a sentirmi un po' male di stomaco, sarà che mi sono impressionata, plastica. Perché vi vorrei far vedere sì, che si è mangiata, sciolto un pezzo di sì. Ma no, si vede che era rotto, non te ne sei accorto. È l'acido, diciamo. Allora, vi chiede Marco Paoloni che fate stasera? Ci abbiamo da fare, Marco. Insomma, Non lo so. No, non lo so. Mi potete vedere tutti alla sala slot, per esempio. Mettiamo là, o sul muretto di fronte al McDonald's. A parte che alla sala slot io e Alessandro ci potremmo pure andare, giusto? Beh, no, voi siete per casino, no? Vabbè, per casini e casino. Ma scusa, Tiziana, visto che tu facevi questo discorso, ragazzi, ma se a te ti avvicinasse un, diciamo, forse lo so, troppo so, giovane, troppo, vabbè, ciao, okay, posso un trentenne, 30-32 no, anni. Allora, per me il limite inferiore è quello per cui non può essere mio figlio, ok? Quindi diciamo che io ho sviluppato verso i 14 anni, quindi 14, 50 meno 14 fa 36. 36. Ti avvicinasse un, vabbè, no, un 35enne. Vabbè. Di bell'aspetto, simpatico. Sì.
ce lo faresti in pensierino? Dice pure due. No, di, magari casca, magari dice casca. Di, di. Ma che detto così è difficilissimo. Sì, certo. Di corsa. 10 secondi per il disannuncio. Poi, ragazzi, tocca a voi con l'ultimo brano. Sì. Ma prima facciamo il riepilogation generale, perché adesso parte il voto per la playlist musicale. Ma perché 10 secondi? Ma perché sì. Michael Jackson, Come Together. Dice Tiziana, perché 10 secondi? Perché nel frattempo noi facciamo il riepilogation sulle note di Come Together, che è una gran figata. Figo, molto figo. Alessio, vai. Oggi ha passato Barry White, Never Gonna Give You Up, Rod Stewart, Baby Jane, The Giornalisti, questa nostra stupida canzone d'amore, e Gilbert O'Sullivan con Alone Again Naturally. Alessandro ha passato i Maneskin con Morirò da Rei, Foo Fighters Walking After You, Protoge featuring Chronix con Who Knows, e da ultimo Andrea Sannino con Abbracciami. Tiziana ha passato Amy Winehouse, The Girl from Ipanema, Anna Oxa, Prendila Così, Herb Alpert, This Guy's in Love with You, e Michael Jackson con Come Together. I pezzi di Nerd hanno passato Adriano Celentano, Svalutation, Articolo 31, 2 su 2, Maroon 5 e Cristina Aguilera, Moves Like Jagger. E adesso? Che, adesso avete il pezzo forte, ve lo siete tenuto per ultimo, forte, ragazzi. Gran finale che ci farà vincere la sfida, ovviamente. E la canzone di Alex Pulidori. Grande Alex, grande, ciao Alex. Alex. Ciao Alex. Ciao. La canzone è Genitori in affitto ed è la canzone dello spettacolo Genitori in affitto. L'ascoltate in diretta su Radio Cigliano. Passato qualche anno da quando mamma mia. Grande, grande, ma grandissimo. Ma anche questa Alex. Dobbiamo coprire? Questa sì, no, cioè, dobbiamo... l'abbiamo dovuto coprire quando c'era l'artista qua. Figurati, ma questa è registrare tutto quanto. Sì. Non tutto lo dobbiamo coprire. Zuckerberg, via dalla con Mark. No, voglio dire, questa non è. Mandagli una mail. Ma poi cioè, Zuckerberg, che Zuckerberg in questo momento è indifendibile. Ma Zuckerberg ce l'ha una pagina Facebook. Voglio diventare amico. Sì, stanno cercando di spiegarmi questa cosa. Ha inciso proprio il disco. Non è solo per adesso. L'ha incisa. Deve ancora metterla nel disco. Dovrà ancora metterla poi nel disco. Ah, quindi no, questa è nuova, fosse, nuova. Sì, se sì, fosse perché stata solo dello spettacolo, cioè non ancora registrata, eccetera, noi l'avremmo potuta mandare. Manco. No, 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 no. La musica non registrata, non si ha, quindi non passata attraverso i bot, noi la possiamo mandare. Appunto. Tipo le basette che usiamo, che appunto, sono delle basette, quindi, di pubblico dominio. Quindi, se fosse stata così, l'avremmo mandare. Potuta mandare. Sì, sì, esattamente. Okay. Quindi, se uno dice ho fatto un pezzo, ma non l'ho ancora registrato, quello si può mandare. Se è registrato, ci bloccano tutto quanto, perché tranne che alla RAI, a RTL, a M2O e alle grandi radio, non è permesso proprio da Facebook, per politica di Facebook, di mandare brani col copyright. Ah, ok, ok. E quindi ce la pigliamo in saccoccia. Però in questa maniera riusciamo anche a fare i fuori onda, eh sì, e riusciamo a cazzeggiare ancora di più insieme. Ragazzi, com'è la partecipazione a questa trasmissione? Oh. Com'è stata? Bellissima, bellissima. Come funziona? Vi funziona? Sì, sì, no, mi sembra che sono stati abbastanza sciolti, eh. Sì, 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 insomma, cioè tranquilli. Sì, sì, vabbè, si vede, sono attori. Quanto è scema. Sono giovani scema. Attori. Però allora, visto che sono attori, noi facciamo vedere ancora la locandina Genitori in affitto. È questa la settimana per andarli a vedere a Roma, perché poi andrete. Avete già delle date? Avete già qualcosa in programma? Sì, abbiamo. Allora, torneremo a Roma a febbraio, però, quindi ok, il prossimo più in là, anno prossimo. Saremo in abbonamento quindi, tre settimane. Rimani a Dragona, poi torni a Roma. A Dragona, poi... no, poi andremo a Napoli. Ah. Modena. Però Milano, a Napoli, con l'altro spettacolo a Napoli. Sì, con Adottato mio fratello. Vabbè, alterniamo questi due spettacoli. Dove andiamo da una parte, andiamo, capito? E poi Trento, Milano. Dove andiamo poi? Torino. Torino, Palermo. Tutto quest'estate? No, 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 è da ottobre in poi. Il 3 agosto staremo in Liguria. Al mare? Al mare, in vacanza. Se vi fa piacere, vi interessa. No, ma no, scusa, perché adottato mio fratello. Le scenografie sono molto impegnative, perché altrimenti nelle piazze no, non si può portare. Eh sì, infatti noi andiamo sempre col furgone, sì, nelle varie città. Ma non sono quindi scenografie praticamente impegnative, cioè si può fare in piazza. Sì, le commedie. Attenzione, attenzione, dipende. Per il disannuncio, pronti? E
questo era Alex Polidori con Genitori in affitto. Ed è il brano, la colonna portante, diciamo, del vostro spettacolo. Eh sì. Ricordiamolo ancora una volta, dal 25 al 29 aprile al Teatro Tirso de Molina, i pezzi di Nerd che sono qui, informazioni ridotte, a Mirko Cannella, Nicolò Innocenzi e Geli Bertino, insieme a Michele Iovane e Lorenza Giacometti. Saranno a teatro al Tirso de Molina, quindi andateli a vedere. Io nel frattempo mando ancora le vostre fotografie, che sono fotografie di scena. Guarda, guarda come 20. Eravamo guarda, vecchi. Guarda quanto eravamo giovani. Vedi come fanno, Tiziana? Si immediatamente si questo è Michele, questo è Michele Iovane. Il 25 è mercoledì. Sì. Siete pieni alla prima? Tra l'altro sennò... è festa. C'è qualche posto, c'è ancora qualche posto disponibile. Sì. E allora vedremo se riusciamo a fare un salto da voi a vedere lo spettacolo, perché veramente merita. Prossimi appuntamenti di Radio Cigliano: domani alle 15 ci sarà la messa in onda del Gran Galà del Doppiaggio, che è stato registrato il 7 aprile alla Fiera di Roma, al Romix. Insieme hanno condotto sul palco Perla Liberatori e Stefano Brusa. Giovedì ci sarà un dopo cena con un ospite, un barra una ospite, lunedì saprete chi è, seguiteci perché è la trasmissione che piace a tutti quanti e ci piace raccontarci un po' a noi del doppiaggio, a voi che siete appassionati di questo media. Venerdì alle 18 gli amici del venerdì presentano La Casa della Pannocchia solo in radio, quindi scaricate l'app per iOS o Android e potrete ascoltare la trasmissione. Sabato torniamo con Se Prima Eravamo in Due, ve l'abbiamo già annunciato, tanti ospiti, tanti colleghi che fanno doppiaggio insieme a me ma che fanno anche altre cose. Ci sarà, l'abbiamo appena ascoltato, Alex Polidori, che presenta il suo nuovo singolo, quindi venite perché ci farà anche sentire qualcosa live, sarà bello. Io nel frattempo vi faccio vedere la pagina Facebook Radio Cigliano, un like corrisponde a un applauso, quindi mettete un like a questa pagina se vi piace la maniera in cui facciamo radio. Questa è il canale YouTube Radio Cigliano, iscrivetevi, trovate i video in HD anche di questa trasmissione, alla fine della trasmissione lo pubblicherò, di tutte le trasmissioni che facciamo, ovviamente quelle corredate da video, li trovate in perpetuo sul canale Radio Cigliano di YouTube. Questo è il sito web www.radio.cigliano.org, trovate tutto, oltre ai QR code per scaricare disegnini, per scaricare subito l'app, basta puntarli col vostro telefonino e scaricate le app per iOS o Android, trovate il palinsesto, l'ascolta live, il podcast e anche i video di YouTube. Questa è la pagina dei pezzi di Nerd di Facebook, andate a mettere un mi piace perché è l'applauso per loro, per gli spettacoli che fanno, e anche un bel incoraggiamento perché oggi hanno dato prova qui non solo di essere bravi e di aver scritto un bel testo ma anche di volercela mettere tutta, quindi supportiamoli veramente. Pagina Facebook di Mirko Cannella, pagina Facebook di Nicolò Innocenzi, pagina Facebook DJ Libertino con questa inquietantissima fotografia di copertina. Vabbè, voi immaginatela col muscoli e pelle, voglio dire. Vero, sì, immaginatela in tutte le maniere. Ragazzi, ci siamo dimenticati qualcosa? Ci siamo ricordati di ricordare qualcosa del vostro spettacolo? Ve lo chiedo così... No, abbiamo detto tutto, Vi aspettiamo dal 25 al 29 aprile. Grazie a voi di averci invitato. E niente, a presto. Se ci invitate un'altra volta, torniamo volentieri. Ma noi vi invitiamo sicuramente perché è stata una puntata fighissima. Alessandro, tocca a te. Allora ragazzi, diamo tanto conto delle sfide. Ah, porca miseria! Stop a tutti i radiovoti! Stop al televoto! Stop a tutti i radiovoti, perché veramente ci siamo dimenticati completamente. Allora Alessandro, come sono andate le sfide? Allora, il monumento più amato a Roma, secondo i nostri ascoltatori, è il Colosseo. Vince Tiziana, allora. Vabbè, però questo potevamo anche un po' immaginarcelo. È stata la mia spiegazione sui sedimenti di fondazione del Colosseo, che ha conquistato tutti, diciamoci sì, la verità. Sì, è sicuro così. E sulla risposta di questi sedimenti ai terremoti. È stata questa. Jay, vuoi dire qualcosa sulla spiegazione di Tiziana? Questo è. Vediamo se erano attenti. Perché il Colosseo da una parte è più crollato e dalla parte invece è meglio conservato? I writers. Vediamo se ha capito Alessandro. La sfida musicale invece. No, mi stanno a sentire. Io cioè,
praticamente gli aprirei la mente, perché gli farei capire un sacco di cose nuove, li acculturerei, ma loro non mi ascoltano. Mentre la sfida musicale vede un pareggio tra la playlist mia e quella di Tiziana. No, grazie, grazie, c'è tempo per recriminare, c'è tempo per recriminare. Il problema è che poi non avevate abbastanza amici che stavano in chat a votarmi. Ecco. Detto questo, io come sempre chiudo la trasmissione dicendo siamo stati bene oggi, tre ragazzi promettenti, attori promettenti, bellissimo spettacolo, lo andremo a vedere noi sicuramente, andateci anche voi, ma se la trasmissione vi è piaciuta ditelo a tutti, coinvolgete amici, parenti, condividete, ditelo a tutti, ma se non vi è piaciuta dite loro che vi è piaciuta lo stesso, perché non è giusto che la sola la prendiate soltanto voi. Da Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi, Tiziana Guida e i pezzi di nerd. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani con la registrata, ma sempre su Radio Cigliano, portatela in tasca. Radio Cigliano, la radio di quartiere estesa a tutto il mondo, radio ufficiale del doppiaggio e dei doppiatori italiani. Ciao a tutti, buon sabato e buona domenica. Ciao, 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 ciao. E chiudiamo anche con voi di Facebook, grazie per essere stati con noi, grazie veramente per averci seguiti, condividete il video anche postumo, come dico io, è brutto, vero? È brutto da morire, ma condividetelo perché più siamo e più ci divertiamo. Buon fine settimana a tutti. Ciao, 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 ciao.